Amici di SportTube, buon pomeriggio dal Palazzetto dello Sport di Roma, dove stanno per scendere in campo le formazioni di M Roma e Sisley Treviso. Incontro valido per il recupero della 23esima giornata del massimo campionato di Serie A1 maschile. Siamo al momento della presentazione degli arbitri, che saranno il signor Massimo Pessolano e Nico Castagna. E adesso, dopo gli arbitri, è tutto pronto per lo starting six dell'incontro. Cominceremo naturalmente dalla Sisley Treviso per questa partita, che è sicuramente importante per entrambe le formazioni. Ma prima di introdurre questa partita, vediamo le scelte dei due tecnici e godiamoci lo starting six di questo incontro. Abbiamo visto quindi le scelte del tecnico Piazza. Tra poco andremo a ricapitolare il sestetto della Sisley, ma prima godiamoci l'ingresso in campo della formazione di casa, ovvero della M Roma Volley. E abbiamo visto quindi anche il sestetto dell'M Roma, anzi il sestetto più il libero, e quindi è tutto pronto per dare il via a questa partita. Diciamo importante per entrambe le squadre, perché la Sisley Treviso cerca punti in chiave playoff per scavalcare in classifica la formazione che la precede, ovvero la casa Modena, che sono a pari punti a 40. Mentre invece l'M Roma deve vincere assolutamente per recuperare una situazione che potrebbe diventare più difficile giorno dopo giorno, visto che Castellana sta risalendo e adesso la zona rossa, ovvero quella in cui si retrocede, è distante appena 3 punti. Quindi non c'è possibilità di scherzare per i ragazzi di Andrea Gianni, ma siamo qui con Marco Benedetti per commentare questa partita. Marco, che partita ti aspetti? Buonasera a tutti. Innanzitutto una partita intensa, soprattutto per ripagare questo pubblico accorso in grande numero qui al palazzetto, forse come non mai in questa stagione. E comincia in questo momento con il primo attacco, che è della Sisley, che va subito a segno con Robert Horstink. Avevamo detto di ricapitolare un po' i sestetti. Partiamo dalla formazione di casa, che si schiera con il capitano Paolucci in cabina di regia. L'opposto è Milan Banks, a banda giocano Zaitsev e il nuovo arrivato è con la M Roma dal 22 febbraio, Konstantin Kupkovic. Poi al centro Martin Lebel e Viktor Josipov, il libero è Andrea Cesarini. E arriva adesso anche il primo punto della M Roma con Milan Banks. Per quanto riguarda invece Treviso, il tecnico Roberto Piazza schiera Dante Bonifante in cabina di regia, in diagonale ovviamente con Alessandro Fei, che è l'opposto, a banda l'olandese Robert Horstink e Gabriele Maruotti, che è di Fiumicino, quindi per lui è quasi un ritorno a casa. Al centro invece Novica Bielica e Rob Boncie, mentre il libero è Alessandro Farina. E adesso arriva anche il secondo punto dell'M Roma con Josipov, quindi 2-1 in questo avvio di gara. C'è da dire, un Palazzetto dello Sport oggi veramente gremito come nelle migliori occasioni. Erano tanto tempo che non vedevamo più così tanta gente a correre. Ovviamente il giorno di festa ha sicuramente aiutato. Adesso l'attacco di Fei, trova il muro e ancora Josipov dice di no, quindi
Grande partenza di Viktor Josipov, che ha messo a segno subito due punti in questo 3-1 iniziale per la squadra di Gianni. Ricordiamo che sono 11 i precedenti delle due formazioni e per il momento i precedenti sorridono a Treviso, che ne ha vinti 8 contro i soli 3 della M Roma Volley. All'andata finì 3-0 per la formazione di Piazza e vedremo oggi cosa accadrà invece qui dal Palazzo dello Sport di Roma. Intanto è arrivato l'errore di Josipov, scusate, di Lebel in battuta. Adesso invece dai 9 metri va Alessandro Fei per la formazione ospite in maglia rossa contro la consueta canotta verde della M Roma. Adesso viene fischiato un fallo alla M Roma e quindi la situazione è di nuovo in parità, 3-3. Sì, era un fallo di seconda linea chiamato a Paolucci, che ha provato a recuperare una ricezione non corretta e non perfetta di Ivan Zaitsev. Ancora Fei in battuta. E aspetta il fischio del primo arbitro, il signor Pessolano, Alessandro Fei, ecco la sua rincorsa, la botta, Kupkovic difende Paolucci proprio per lui e prova il diagonale, la palla tocca il muro e poi cade a terra per il quarto punto della M Roma Volley, 4-3, sicuramente un M Roma che non è entrata in campo con timori reverenziali e sta affrontando la formazione sicuramente più quotata a viso aperto. Sì, anche perché non ha chance in questo momento, deve affrontare la partita in questo modo, ha bisogno di punti necessariamente l'M Roma per tenere a distanza Castellana. Ricordiamo che l'M Roma viene da un pessimo momento, infatti sono tante le sconfitte consecutive, esattamente 7. L'ultima vittoria risale addirittura al 27 gennaio, eravamo qui al Palazzetto contro la Tonno Callipo Vibo Valencia. Adesso l'attacco di Kupkovic, difende Treviso, può contrattaccare Roma, lo fa con Zaitsev con la sua pipe, alza Farina ma viene fischiato il fallo all'esperto libero della Sisley Treviso e così arriva il punto della M Roma, che torna a condurre sul 5-4 in questo avvio di primo set. Adesso è il giovane Konstantin Kupkovic, arrivato da pochissimo all'M Roma, ma già grande fiducia da parte di Andrea Gianni, che lo schiera titolare, anche complici gli infortuni che stanno affliggendo i suoi schiacciatori più quotati come Cisolla e come Saraceni. Adesso Kupkovic ripaga la fiducia nel migliore dei modi con questo ace che porta a più 2 il vantaggio della M Roma. Sì, sembra l'avvio della partita con Cuneo, senza timori reverenziali. Roma ha messo in difficoltà dai primi palloni la formazione avversaria ed è questo che deve riuscire a mantenere. E arriva un grandissimo muro da parte di Ivan Zaitsev sulla fast di Rob Boncie. E quindi M Roma che passa addirittura a più 3, quindi inizio migliore veramente non si poteva avere per questo palazzetto, che indossa anche le maglie verde, bianco e rossa per ricordare l'Unità d'Italia. Adesso l'attacco dalla seconda linea, la gran botta di Robert Hornstink accorcia un pochino le distanze, 5-7. E in battuta va l'olandese di Grevenbeach, Rob Boncie, classe 81. Sentite i fischi del palazzetto, la sua botta tiene Zaitsev, può alzare Paolucci, la palla è proprio per Zaitsev, gioca col muro, la palla esce, punto ancora per l'M Roma, 8-5 e si va al primo time out tecnico. Forse un avvio così era difficile da prevedere da parte dell'M Roma, anche perché Treviso viene da una vittoria importante come quella in Coppa Cev. Sì, sicuramente però era l'avvio che Gianni si aspettava, perché bisognava cercare di mettere in difficoltà Treviso sin dai primi palloni. È vero che Treviso vola sull'entusiasmo della vittoria in CEV, però anche bisogna tenere conto anche delle energie mentali bruciate dalla formazione veneta in quell'occasione, proprio un precedente prima delle finali, proprio con qui nel Lazio a Latina. Treviso ha dovuto lasciare l'intera posta a Latina proprio in virtù dell'impegno in Coppa. È un risultato anche che pesa molto per l'M Roma, perché Latina è una delle squadre che proprio con l'M Roma sta lottando per non retrocedere. Andiamo a vedere un pochino com'è la classifica nelle parti basse. C'è la Copra Molpo Piacenza quota 26, M Roma 24, Androi Latina 23, Castellana Grotte 21, Yoga Forlì ormai quasi condannata a quota 10 punti, servirebbe veramente un miracolo. Sì,
infatti teniamo anche conto che, se non erro, Latina domenica avrà un impegno alla portata e credo che giochi proprio con Forlì, quindi ha l'occasione di avvicinarsi ulteriormente e arrivare al derby che, con Roma, che si avrà a Latina proprio nelle prossime settimane. Torna in campo con la battuta di Josipov, riceve bene Treviso che può attaccare con Fei, no scusate, Maruotti, la sua botta e il punto numero 6 per la Sisley Treviso, 6-8, e adesso va in cabina di regia il palleggiatore Dante Boninfante, classe 77, che è di ritorno a Treviso dopo che ci aveva giocato già diversi anni fa in due occasioni particolari. Adesso il muro da parte di Treviso, l'attacco di Zaitsev, si continua a giocare con Paolucci che sceglie ancora Zaitsev, ma arriva il muro di Bielizza a dire di no allo schiacciatore della M Roma e quindi Treviso si rifà sotto. Forse la M Roma si era un pochino adagiata su questo vantaggio, Treviso con una zampata subito annullato. Da sottolineare il miracolo di Cesarini in copertura e chiaramente la bravura dell'ex di Latina Bielizza. Ecco l'attacco di Maruotti, la palla tocca il muro, poi colpisce un po' a sorpresa Lebel e arriva l'altro punto per la Sisley Treviso, 8-8, e sono 3 punti consecutivi per la formazione ospite dal rientro in campo, quindi dopo il primo time out tecnico nessun punto per la M Roma, ancora Boninfante in battuta, Cesarini questa volta riceve bene la palla di Paolucci per Kupkovic che va a segno con la pipe dopo il tocco del muro. Quindi torna avanti l'M Roma 9-8. E l'M Roma in questo momento deve cercare di evitare di cadere nei soliti errori, di andare praticamente dalle stelle alle stalle nel loro approccio alla partita. Quindi deve tenere duro per giocare palla dopo palla senza battersi. Farina riceve, può alzare Boninfante, lo fa per Horstink che non sbaglia e quindi pipe vincente anche per la Sisley Treviso. E ora il punteggio è 9-9, c'è grande equilibrio in questo momento tra M Roma e Sisley Treviso in questa gara di recupero che si gioca nel giorno dell'anniversario dell'Unità d'Italia. Ecco ancora in battuta Maruotti, impegna la seconda linea dell'M Roma, Zaitsev attacca, copre Cesarini, Paolucci alza in difficoltà adesso l'M Roma che non riesce a chiudere. Adesso Horstink vince il contrasto a muro e arriva il punto del vantaggio della Sisley Treviso, 10-9. Qui troppa confusione nella seconda linea romana. Confusione, imprecisione, molta ingenuità, era un pallone quest'ultimo che non doveva cadere dalla parte del campo dell'M Roma. Ancora Maruotti dai 9 metri, la sua botta tiene Cesarini, può arrivare Paolucci che alza per Zaitsev da posto 2, bravissimo qui Ivan Zaitsev che gioca col muro, la palla poi cade nella metà campo della Sisley e quindi è 10-10 ed è proprio Zaitsev ad andare in battuta mentre osserva e prende appunti pensieroso il tecnico Andrea Giani. E intanto sale l'incitamento per la battuta di Zaitsev che ha un grandissimo servizio, la sua battuta è in salto questa volta però è out e quindi arriva il punto del vantaggio della Sisley Treviso, 11-10, adesso in battuta va Novica Bielizza che è nato a Pula in Croazia ma è di nazionalità serba. Arriva il fischio, il suo servizio in salto, anche lui grande potenza, impensierisce Zaitsev, la palla adesso è per Banks che non riesce a passare per il muro da parte di Bonci e quindi arriva il più 2 adesso della Sisley Treviso e Gianni corre immediatamente ai ripari chiamando il time out. Sì, è un momento di difficoltà per l'M Roma, Treviso sta sfruttando i suoi attaccanti di banda, soprattutto sta sfruttando la presenza fisica di posto 3 sia di Ponti che di Bielizza che se la palla è scontata non lasciano spazi agli attaccanti avversari. È importante però che Roma continui a giocare pallone su pallone cercando di avere pazienza e sfruttare anche la potenziale stanchezza di Treviso. Eh sì, perché Treviso ha avuto una maratona per poter vincere la Coppa CEV, ha vinto alla fine al Golden Set, vittoria sicuramente importante in trasferta contro una squadra polacca dal nome francamente difficile da pronunciare, ci proviamo, lo Zaxa Kiedzierzyn Kozle.
coraggioso Walter nell'affrontare questa addizione. Ecco Paolucci che alza per Kupkovic la palla che esce dopo il tocco del muro e quindi accorcia subito le distanze. Sono molto bravo qui il giovane Kupkovic a ingannare il muro di Alessandro Fei, regalando nuova speranza all'M Roma. 11-12 in battuta. Martin Lebel, che proprio in settimana aveva caricato la squadra dicendo che quando il gioco si fa duro i duri devono iniziare a giocare, quindi l'M Roma deve dimostrare di essere una squadra con le potenzialità che le si riconoscevano a inizio stagione, ovvero una squadra che poteva essere veramente l'outsider di questo campionato. Sì, bisogna sempre tenere conto che la maggior parte degli atleti in campo con la maglia verde è al loro primo campionato in A1, quindi l'esperienza si matura giocando. Di fatto però in questa situazione c'è bisogno che Zaitsev e Banks diano un apporto più sostanzioso. E intanto arriva il punto da parte di Maruotti che riporta avanti Treviso 13-12, ma si continua a giocare veramente punto a punto. Partita che fino a questo momento non è altamente spettacolare, ma è sicuramente molto intensa, anche perché come già ricordato in apertura la posta in palio è veramente alta. Adesso Fei, grande botta in battuta, deve alzare Josifov all'indietro, Kupkovic alza la palla, Palombella, Farina in comodità, Boninfante per Fei, la botta che fa veramente male. Alessandro Fei va a segno per il 14° punto della Sisley Treviso, e quando Fei tira così c'è veramente poco da fare. Non era apparso molto in questo primo scorcio di partita, però regalargli un attacco senza muro equivale a suicidarsi completamente. Ed è proprio Alessandro Fei adesso dai 9 metri, più 2 Sisley. Vediamo la rincorsa di Fei, anche lui è una gran battuta, Kupkovic riceve bene, Paolucci per il primo tempo di Josipov, adesso Paolucci può rialzare, un po' in difficoltà, c'è il muro di Boncie che però esce e quindi arriva il punto della M Roma Volley, 13-14. Palla che è uscita veramente di un soffio. E adesso è Milan Banks che è trovato titolare come opposto dopo la fuga così definita proprio dall'M Roma dell'opposto titolare Raidel Poei, che ora è in Montenegro. Sta andando forse un po' a corrente alternata Banks in questo campionato, ma anche lui è molto giovane, quindi ci vuole tempo comunque per ingranare. E soprattutto la prima esperienza di titolare in un campionato difficile come la 1 italiana. Adesso arriva l'errore in battuta di Horstink, che aveva sperato nella palla sulla linea, poi però l'arbitro Pessolano lo ha gelato, sta segnando il punto alla M Roma. E adesso si va in battuta con Konstantin Kupkovic. Suo servizio in salto, gran botta, tiene però Maruotti, Boninfante per Fei, che la palla è out, ma forse no, la palla è buona come segna il primo arbitro e si va così al secondo timeout tecnico con un più 2 da parte della Sisley Treviso. Diciamo in prima impressione la palla era sembrata un tantino lunga, non dello stesso avviso invece il signor Pessolano. Visto il nostro posto privilegiato di visuale possiamo dire tranquillamente che la palla era di pochissimo ma fuori, però da quella distanza e da quell'inquadratura sicuramente è più difficile valutarla. E si torna diciamo in panchina per il secondo timeout tecnico. Vediamo Gianni parlare in maniera molto fitta con Milan Banks. Milan Banks che non è entrato ancora pienamente in partita, appena un punto per lui finora. Diciamo che il migliore fino a questo momento è il giocatore che non ci si aspetta, ovvero Kupkovic, che è colui che ha meno esperienza di tutti in Italia. È arrivato infatti a febbraio inoltrato a ricoprire questo difficile ruolo di schiacciatore, anche perché purtroppo Cisolla, che è il grande ex di questo incontro, per varie vicissitudini fisiche non può essere della partita, almeno non dall'inizio, visto che comunque ha fatto riscaldamento con i suoi compagni. Certo, farebbe comodo Cisolla. Farebbe comodo Cisolla, farebbe ancora più comodo l'apporto di Zaitsev e Banks, che in questo, fino a questo momento hanno un po' latitato sulle bande. È chiaro che Kupkovic può sfruttare il fattore sorpresa, non essendo conosciuto moltissimo dalle squadre avversarie. Qui una gran botta di Fei, ma anche tanta fortuna per la Sisley Treviso, perché la palla è stata salvata con un mezzo miracolo di piede. Comunque bravi
i ragazzi della retroguardia di Treviso nel crederci e nel tenere in vita questo pallone che vale il 17-14. Si sta staccando ora Treviso rispetto all'M Roma, più 3 in questo momento, ed è Boncie che va in battuta, la sua botta impegna Cesarini, deve alzare Banks, lo fa per Kupkovic, il pallonetto però si ferma a rete e adesso per la M Roma si fa davvero dura, perché Treviso vola a quota 18. Infatti Andrea Gianni, che con la sua ampissima esperienza, almeno da giocatore, sa bene come se la partita, una squadra come la Sisley scappa, è difficile da riprendere, quindi chiama subito il time out per arrestare almeno per un momento la corsa degli avversari. Treviso ha sicuramente inquadrato meglio la partita, in questo momento ha assestato i colpi più importanti sbagliando veramente poco. Io sul mio personalissimo tabellino ho contato solo un errore punto da parte di Treviso, e questa la dice lunga sui motivi del risultato attuale. Arriva, aspettiamo il fischio dell'arbitro per riprendere le ostilità. La prima squadra a rientrare in campo è la M Roma Volley, mentre la musica fortissima invade il palazzetto dello sport, che oggi è veramente gremito, credetemi, un grandissimo colpo d'occhio, anche perché è bello vedere le magliette che rappresentano la bandiera dell'Italia. Adesso ancora Boninfante non chiude, la palla è per Banks, ci prova e la palla finisce out, e l'M Roma si sta smarrendo. Treviso vola a quota 19 e a questo punto sarà veramente difficile di aprire la partita, e ci prova in questo momento Andrea Gianni con un cambio, ovvero si affida all'esperienza di Saraceni al posto di Milan Banks. Avevamo detto che Banks non stava rendendo al meglio, ci prova Gianni schierando il giocatore classe 79, proprio nato a Roma, chissà che il calore della folla non possa caricarlo a mille per dare il 110%. Adesso vediamo Paolucci che alza per Kupkovic, che continua a fare male alla retroguardia avversaria, 15-19. E adesso in battuta il centrale bulgaro Josipov. Sale fortissimo l'incoraggiamento del pubblico, Josipov però sbaglia la battuta. Quota 20 per la Sisley Treviso, 20-15. Certo, in questo momento sbagliare la battuta non è proprio una soluzione ideale per riaprire questo set. No, io direi che è sostanzialmente la firma sulla fine di un set, insieme alla mossa della disperazione di Gianni mettendo un fuori ruolo al posto in posto 2. E adesso arriva anche l'ace da parte di Dante Boninfante, una palla velenosissima che ha girato moltissimo, ha ingannato Zaitsev regalando a Treviso il punto numero 21. Ci riprova Boninfante ancora su Zaitsev, alza Paolucci per Lebel, la palla è out la fast di Martin Lebel, e quindi 22-15 Sisley Treviso. Adesso solo 3 punti separano la squadra di Roberto Piazza dalla vittoria del primo set. Per l'M Roma sembra veramente notte fonda, ci vorrà un secondo set completamente diverso. Ancora pallonetto da parte di Boninfante, Paolucci può alzare, lo fa per Zaitsev che inganna la retroguardia di Treviso, 16-22, ma è ancora molto lungo il divario tra la Sisley Treviso e la M Roma. Adesso va in battuta il capitano Paolucci, oggi preferito al giovane argentino Nicolas Uriarte, che era partito titolare in questa stagione. Farina, la palla di Boninfante, molto difficile, si salva Maruotti, Kupkovic deve alzare Cesarini, lo fa in bagger per Zaitsev, ma la palla esce. E certo, questi sono errori che l'M Roma non può permettersi, anche perché adesso Treviso è a quota 23-16, e torna in campo subito Milan Banks al posto di Saraceni, torna sui suoi passi Andrea Gianni. La palla che abbiamo visto è un po' come il microfono che stiamo utilizzando io e te, lo prendo io, lo prendi te, la prendo io, lo prendi te, alla fine sbagliamo. E adesso palla per Treviso che va in battuta con Maruotti, che però sbaglia, 17-23. Dall'altra parte Zaitsev, in estate ci fu una specie di sfida tra Zaitsev e Maruotti per un posto ai mondiali, alla fine la spuntò proprio Ivan Zaitsev con Maruotti, che fu lasciato a casa dal tecnico Anastasi.
Adesso Boninfante per il primo tempo di Bielizza. Paolucci può attaccare Banks, si salva dopo il muro l'M Roma, ancora palla per Kupkovic e questa volta non passa il muro da parte di Novica. Bielizza, palla del set proprio per la Sisley Treviso, 24-17. Ecco la botta in battuta, tiene Zaitsev, Paolucci per Kupkovic, si salva ancora Treviso che sta difendendo veramente alla grande. Adesso alla fine Banks che ha la meglio nel chiudere la più semplice delle ribattute, annullato così il primo set ball, 18-24. In battuta va Martin Lebel, solo che sono ancora tanti i set ball per la formazione ospite, ben 6. E basterà soltanto un cambio palla per chiudere le ostilità in questo primo parziale. Ecco la rincorsa di Lebel, la sua botta impensierisce Maruotti, Boninfante alza per Horstink che chiude così, la palla rimbalza addosso a Ivan Zaitsev e Treviso chiude il primo set con il punteggio di 25-18, un risultato giusto per quello che si è visto in campo, Treviso superiore all'M Roma almeno in questo primo set. Giustissimo, e poi nella pallavolo è difficile che il campo non dica esattamente quelli che sono i valori in campo. Non c'è contatto fisico, è solo la qualità del gioco che fa la differenza. In questo momento Treviso sta dimostrando di giocare tranquillamente, serenamente, portando poi tutti gli effettivi a punti. Se poi noi dopo andremo a vedere il tabellino vedremo che un po' tutti gli attaccanti di Treviso sono andati a punto in egual misura. E infatti andiamo subito a vedere il tabellino in attesa che arrivino le statistiche ufficiali. Horstink è il top scorer della formazione ospite con 4 punti, ma bene anche Fei a quota 3, Maruotti 3 e anche Bielizza 3 con 3 muri, quindi a dimostrare la grande la grande efficacia del muro della Sisley Treviso. Dall'altra parte invece solo Kupkovic tiene alta la bandiera con 5 punti, poi Zaitsev 3, ha avuto un po' di discossa a fine set, però ci vuole un altro Andrea Zaitsev per impensierire una squadra quotata come la Sisley Treviso. Sì, ci vuole anche un altro ritmo di gioco, un po' quello che era stato messo in mostra solamente nei primissimi punti dell'incontro da parte dell'M Roma. Però c'è bisogno che le ali di Roma colpiscano in maniera più efficace e riescano a superare quello che è l'opposizione a muro e della difesa di Treviso. E ora le squadre stanno facendo riscaldamento, almeno le riserve, in attesa che cominci il secondo set. Ricordiamo che il primo lo ha vinto la Sisley Treviso con il punteggio di 25-18. Vi ricordiamo anche le panchine delle due formazioni. Per Andrea Giani in panchina c'è il secondo alzatore Nicola Suriarte, Andrea Tomatis, il centrale Francesco Corsini, Saraceni che è entrato nel finale di primo set e anche Alberto Cisolla. Per quanto riguarda invece la Sisley Treviso c'è Marcelo, il palleggiatore brasiliano classe 74, per lui anche un mondiale in carriera, poi David Zabo, schiacciatore, Giri Kovar, altro schiacciatore, Papi che non ha certamente bisogno di presentazioni, Giorgio De Togni al centro e il secondo libero che è il... Ma le squadre tornano in campo per il secondo set, vediamo se ci sono delle differenze, dei cambi da parte dei due tecnici, Andrea Giani e Roberto Piazza. A prima vista direi di no, quindi ricapitoliamo i sestetti in campo più i liberi naturalmente, con Paolucci in cabina di regia per l'M Roma, l'opposto è Milan Banks, a banda Kupkovic, Ivan Zaitsev, al centro Josipov e Lebel con il libero che è Corsini, dall'altra parte Boninfante in cabina di regia, sarà proprio lui a iniziare questo secondo set con la sua battuta che prima ha messo molto in difficoltà Zaitsev, adesso lo cerca ancora, la palla è proprio per Zaitsev che non sbaglia da posto 4 e quindi arriva il primo punto per la M Roma nel secondo set. Ricordiamo quindi la formazione di Treviso con Boninfante opposto a Fei, le bande sono Horstink e Maruotti, al centro Bielizza e Rob Boncie, mentre il libero è l'esperto Alessandro Farina che come Samuele Papi è un vero veterano, è addirittura al 13° anno nella Sisley Treviso.
a dimostrazione che nella pallavolo esistono e come ancora le bandiere. Arriva il primo punto anche per Treviso ed è 1-1. Qui molto bravo Boninfante a scegliere la soluzione in fast. E adesso è Maruotti che andrà in battuta per la formazione in maglia rossa. Ecco la rincorsa di Maruotti, Cesarini riceve bene, Paolucci per Banks, Boninfante non riesce a tenere la palla in campo e quindi punto per la M Roma 2-1. E sembra che la M Roma abbia un altro atteggiamento rispetto al primo set, anche se non è il caso di illudersi visto anche com'era partita nel set precedente. No, l'unica cosa da sottolineare, sembra che i due protagonisti di cui parlavamo poco fa ci abbiano sentito, perché i primi due punti M Roma vengono proprio da Zaitsev e Banks. Adesso però fa veramente male in attacco Alessandro Fei, la sua gran botta che regala il 2-2. E in battuta va il centrale Bielizza, centrale che ha già diversi anni di esperienza in Italia, infatti viene da Piacenza dove ha vinto anche uno scudetto, ma prima ha giocato anche 3 anni a Latina. Adesso Zaitsev riceve con qualche affanno il primo tempo di Josipov, niente da fare per Treviso, punto M Roma che torna a condurre con il punteggio di 3-2. E adesso è Banks dai 9 metri per rimettere la palla in gioco. Abbiamo schierata la difesa guidata da Farina con Maruotti e Orstin che sono pronti a ricevere, mentre Boninfante prende posizione in palleggio. Adesso l'errore però di Banks e deve assolutamente limitare gli errori in battuta l'M Roma se vuole fare partita pari con la Sisley Treviso. Sì, gli errori chiaramente devono essere evitati e soprattutto certi palloni, certi fondamentali devono essere sfruttati meglio a partire dalla battuta. Adesso si salva in qualche modo Kupkovic, può ripartire l'M Roma dopo la difesa di Treviso, la palla per Zaitsev, sbaglia Paolucci, non si capisce con il suo schiacciatore. Adesso è Horstink che piega le mani a Cesarini e arriva il quarto punto per la Sisley Treviso che ritorna in vantaggio per la prima volta dopo il punto iniziale in questo secondo set. E in battuta va ancora Fei che ha già dimostrato di poter far male da un momento all'altro in questo fondamentale. Sì, grande errore di Paolucci, una palla in pipe così non era assolutamente da servire. E l'avevamo detto, Alessandro Fei è dotato di un grandissimo servizio e qui ce lo dimostra con questo ace, la palla va sulla linea, nessuno interviene, quindi il punto numero 5 per la Sisley, 5-3, già più 2 adesso per la formazione ospite. Ancora in difficoltà Zaitsev sulla battuta di Fei, ci prova Kukovic con la sua botta, deve alzare Fei, lo fa per Horstink, qui non si capiscono Horstink e Maruotti, è un errore piuttosto grossolano che regala il punto alla M Roma 4-5. Sì, ogni tanto anche i grossi campioni peccano in errori che sarebbero nemmeno degni della terza divisione a questo punto. Eh sì, errore veramente particolare, non se ne vedono molti a questo livello. Adesso Kupkovic tiene Farina, arriva Boninfante per Horstink, non perfetta la palla, può soltanto fare un pallonetto Horstink, ma arriva il muro dell'M Roma ed è 5-5. Questo è un punto molto importante perché stava scappando Treviso e invece l'M Roma è riuscita comunque a pareggiare i conti. Adesso è 5-5 e in battuta va Kupkovic che ha già dimostrato in passato che può far male in battuta. Farina però tiene bene il primo tempo di Boncie, ci arriva forse Paolucci, sì, la palla è per Zaitsev di linebacker, si riparte da Farina, Boninfante, Horstink, si salva Banks, la palla di là con Kukovic, riparte Boninfante, la scelta è ancora per Horstink che questa volta però non perdona, va a segno il numero 4 olandese e riporta avanti Treviso, ma un po' di disordine, ma uno scambio veramente molto intenso. Molto intenso, molto spettacolare, nel quale si ripetono tutte e due le volte gli errori. La prima volta Treviso ha graziato Roma e Roma in qualche maniera è riuscita a recuperare un pallone di Horstink difficilissimo, la seconda volta era assolutamente impossibile sbagliare col muro a uno. Adesso è Banks che va a segno a muro e quindi il sesto punto anche per la M Roma, ma intanto ci arrivano le statistiche del set precedente. Diciamo subito che
La differenza più importante la fa l'attacco, perché la Sisley Treviso attacca al 67%, mentre l'M Roma appena al 41%, quindi una differenza notevole che si traduce poi nel distacco importante inflitto ai ragazzi di Gianni. Ancora a segno Maruotti. Per quanto riguarda invece la difesa, la differenza non è proprio elevatissima, anche se anche qui Treviso è avanti, 50% contro il 45%. Deve sicuramente alzare questi numeri l'M Roma se vuole fare partita pari. Sì, la cosa sostanziale è proprio l'attacco, la differenza in attacco a esclusivo vantaggio della Sisley Treviso. E vediamo che per esempio Zaitsev viaggia al 43%. Mentre Banks a malapena al 29%. Dall'altra parte invece fa veramente paura Robert Horstink, che viaggia al 100%, 5 punti su 5 attacchi, meglio di così non si poteva fare. Adesso eccolo, l'abbiamo quasi chiamato, va a segno anche con la pipe e regala a Treviso l'ottavo punto, che ci porta alla prima interruzione tecnica. 8-7 per la Sisley Treviso. Nel set precedente si era andati al primo time out tecnico, l'M Roma avanti 8-5, poi Treviso ha dilagato. Adesso invece Treviso è già avanti di un punto e quindi per l'M Roma si fa veramente dura. Vediamo scaldarsi tutta la panchina con Curiarte, Cisolla, Saraceni, Tomatis e anche Corsini, che sta un pochino accelerando nella sua preparazione. Anche nel set precedente l'abbiamo visto pronto a entrare, potrebbe essere una soluzione che Gianni ha già più volte utilizzato nel corso dell'anno. Sì, normalmente lo utilizza al posto di Josipov e lo utilizza spesso e volentieri, soprattutto in questa seconda fase della stagione. Squadre che non sono ancora tornate in campo. 8-7 per la Sisley Treviso in questo recupero della 23esima giornata del massimo campionato di Serie A1 maschile. Adesso le formazioni tornano sul Taraflex di gioco. Sempre la M Roma la prima a rientrare in campo. Pare che Treviso si prenda sempre qualche secondo in più. Ovviamente ulteriori consigli da parte del tecnico Roberto Piazza. E si riprende con Boninfante in battuta. Su servizio a cercare Cesarini. Paolucci, la palla è per Banks, che non passa perché trova il muro di Alessandro Fei. Più due Treviso adesso, 9-7. E Treviso è sempre lì sorniona ad approfittare di ogni passo falso della M Roma. È sicuramente la formazione più continua oggi qui al Palazzetto dello Sport. Ancora Boninfante in battuta, riceve Zaitsev, Paolucci ancora per Zaitsev, questa volta Zaitsev mostra tutto il suo talento tirando un grandissimo lungo linea dove nessuno può arrivare, 8-9. Sì, bravo Ivan, ha trovato quel lungo linea proprio in pochissimi centimetri, la palla è passata e punto per Roma. La cosa che fa pensare è che in questo momento Treviso non sta imprimendo ritmi forzenati alla partita e malgrado ciò sta avanti e sta conducendo il gioco abbastanza tranquillamente. E il punto ancora di Alessandro Fei, che sembra stia scaldando il braccio, è già il secondo punto consecutivo, il primo a muro, adesso in attacco nell'insolita veste di posto 4 per lui. E in battuta va Maruotti. Il punteggio recita Treviso 10, M Roma 8, quindi due punti in più per la formazione ospite. Riceve Kupkovic, la palla è per Banks. Non si capiscono Farina e Maruotti, la palla cade e arriva il punto della M Roma, 9-10. E in battuta va Lebel. Centrale ceco di Praga, classe 80, 2,01 m. Gran botta, Farina ci arriva come può, poi la può attaccare Fei e tira addosso a Lebel, che si dispera, ce l'aveva quasi in mano, non è riuscito a controllarla e così arriva il punto numero 11 per la Sisley. Certo, si doveva approfittare di più di questa ricezione proprio non perfetta da parte di Farina. Una dimostrazione ulteriore dei diversi stati d'animo delle due formazioni. Una palla praticamente quasi persa diventa un punto spettacolare per Treviso, una spettacolare invece battuta di Lebel non ha fortuna di trovare il punto di vantaggio. Adesso invece arriva il punto della M Roma, 10-11.
si continua a mantenere in scia la squadra di Andrea Giani, anche sospinta da questo palazzetto pieno. E in battuta va Milan Banks, slovacco, classe 87, fortemente voluto da Giani quest'estate. Farina riceve non benissimo, deve alzare Fei, lo fa per Horstink. Bene in seconda linea Zaitsev, la palla per Banks che subisce il muro della coppia Horstink-Bonce, coppia olandese che punisce in questo caso la M Roma. Muro a tre addirittura da parte della Sisley, ed è difficile comunque passare quando c'è un muro con così tanti centimetri ben schierati. Sì, è praticamente impossibile, bisogna giocare la palla alta sulle mani del muro, perché se si vuole chiuderla con un muro simile si va a finire di subire il punto e si rischia di farsi male. Sbaglia adesso la battuta Alessandro Fei, 11-12. Qualche errore di troppo della Sisley Treviso, continua a mantenere in partita almeno nel punteggio la M Roma, che però è sempre costretta a inseguire. E adesso è pronto in battuta Kupkovic, vediamo la sua rincorsa, la sua botta, c'è Farina, Boninfante, guarda il piazzamento dei suoi, poi serve Fei, bravissimo Alessandro Fei che non perdona l'M Roma e conquista il punto numero 13. Torna a più 2 adesso la Sisley Treviso, va in battuta Horstink, quindi la prima linea è con Maruotti, Boninfante e Rob Boncie. Ecco l'olandese in battuta, la sua botta tocca il nastro, ci arriva Cesarini, Paolucci, la palla è per Zaitsev e grandissimo diagonale da parte di Ivan Zaitsev che conquista il punto numero 12, 12-13 per la Sisley, ma Zaitsev sta dando segnali comunque di crescita in questo match. Bene Ivan, molto bene in questo set, sta migliorando sicuramente, però dimostra ulteriormente la coperta corta che è l'M Roma. È partito a livello di punti Ivan Zaitsev, si è fermato completamente Kupkovic che non ha messo a segno alcun punto fino in questa fase del secondo set. E adesso è proprio Kupkovic che difende, la palla arriva a Zaitsev che ci prova, subisce il muro, ancora Kupkovic tiene in gioco la palla, Paolucci per Zaitsev, il muro fuori, punto ancora di Ivan Zaitsev ed è il punto della parità, 13-13, inizia a scaldarsi anche il palazzetto perché vede un M Roma che riesce a fare partita pari con la più quotata formazione della Sisley Treviso. In battuta proprio Josipov, il centrale bulgaro della M Roma. Difende Farina, la palla di Boninfante per Maruotti, bene proprio Josipov, la palla arriva a Zaitsev che ci prova, dopo il muro se la trova un po' addosso, contrasto tra Lebel e Bonce, l'arbitro però fischia il punto a Treviso perché c'è stato un doppio tocco da parte di Martin Lebel, qui si va a lamentare Paolucci, ma mi sembra di dire che la scelta di Massimo Pessolano sia corretta. Assolutamente sì, Lebel doveva aspettare la spinta del muro avversario, invece l'ha anticipato, perciò dopo aver mandato la palla di là è andato a toccarla un'altra volta al di là della rete. E quindi giusto il punto assegnato a Treviso che torna in vantaggio 14-13, ha ancora qualcosa da dire Adriano Paolucci al primo arbitro. Ora tutto torna nella norma e quindi Bonce può andare in battuta con il suo servizio in salto. Zaitsev riceve, Paolucci proprio per Zaitsev, tocca il muro, miracolo di Fei, Boninfante ci arriva, la palla è per Maruotti che non chiude, riparte l'M Roma con Zaitsev, questa volta Ivan Zaitsev piega le mani a Alessandro Fei e arriva il punto numero 14, ma che recupero da parte di Fei. Grandissimo recupero da parte di Fei, in questo set sta giocando in maniera esemplare. Da sottolineare anche l'ottimo recupero di Kupkovic proprio sulla linea dei 9 metri che ha permesso a Zaitsev di chiudere questo punto. Sale fortissimo l'incitamento del pubblico per l'M Roma, ma adesso è Horstink che non riesce a chiudere, deve alzare Lebel, lo fa per Zaitsev. Un po' fuori banda, riesce a pannare là in palleggio, adesso arriva il primo tempo di Bielica che non sbaglia, grande sassata tutto braccio e 15-14 per la Sisley, ma sembra quasi che ormai l'M Roma abbia un gioco scontato perché cerca sempre Ivan Zaitsev. Sì, cerca Zaitsev perché in questo momento è l'uomo più in forma e che riesce a capire che deve spingere il pallone, deve rischiare tutte le palle che transitano senza cercare pallonetti. Effettivamente in questa fase
la brutta palla di Lebel non gli ha permesso di spingere come voleva il pallone. E adesso arriva la fast vincente di Martin Lebel e per lui si tratta appena del primo punto in due set, quindi finora non proprio incisivo Martin Lebel in questa partita. Adesso Zaitsev in seconda linea sul 15-15. Grande equilibrio in questo secondo set tra M Roma e Sisley Treviso. Ecco Zaitsev dai 9 metri, la sua botta tiene Maruotti, ma è Ivan Lebel che chiude la ribattuta dopo la ricezione un po' lunga da parte della Sisley e si va al secondo timeout tecnico con l'M Roma in vantaggio di un punto. Lebel ci ha voluto dimostrare che non era un caso che aveva fatto solo il primo punto, perciò ha voluto subito fissare immediatamente grazie anche alla splendida battuta di Zaitsev. Eh sì, e sembra veramente Ivan Zaitsev l'uomo in più dell'M Roma in questo frangente, ed è chiaro che un Ivan Zaitsev in queste condizioni potrà fare veramente molto comodo anche la nazionale di Berruto. Ricordiamo che Berruto comunicherà le sue prime convocazioni proprio la settimana prossima, se non ricordo male lunedì 28 è fissato l'incontro con il nuovo commissario tecnico della nazionale e vedremo un po' le sue scelte. Ci saranno sicuramente grosse novità, anche perché alcuni della vecchia guardia hanno detto addio, tra questi un giocatore che vediamo oggi in campo come Alessandro Fei, anche se un Fei che sta giocando a questi livelli forse farebbe ancora comodo la nazionale azzurra. Il Fei di questo secondo set assolutamente sì, il Fei del primo set probabilmente non farebbe così comodo, ma un Fei che affronta questo secondo set con due muri, 5 punti diretti e forte in difesa, perché ha dimostrato di essere bravo anche in difesa, quindi un Fei così farebbe sempre comodo. Squadre che tornano in campo per vivere la seconda parte di questo secondo set. Nel frattempo il pubblico si regala anche una aola, veramente grande entusiasmo. È stato una scelta intelligente quella di porre questa partita nel giorno di festa nazionale, in modo tale da consentire a tutti i tifosi di poter accorrere qui al palazzetto. Adesso Treviso, la palla per Horstink che sbaglia, ed è il secondo errore nel secondo set per Horstink, che aveva chiuso al 100% nel set precedente. Adesso non potrà ripetersi a questi livelli e Roberto Piazza vede anche qualche segno di cedimento della sua squadra e chiama il time out, perché l'M Roma è a più 2, comincia ad avere un po' di paura anche la Sisley. Piazza fa bene a chiamare i suoi ragazzi, perché in questi due set non hanno dato una grossa spinta a livello di ritmo di gioco, stanno giocando a un ritmo costante, chiaramente a un buon livello, ma finora non ci sono state spinte, la dimostrazione che messa sotto pressione anche la Sisley può accusare e accusare molto. Sisley che ha bisogno di vincere per ottenere un migliore piazzamento nei playoff. Per l'M Roma invece le esigenze sono tutt'altre, la squadra è la partita per puntare ai playoff e adesso si trova coinvolta nella lotta per non retrocedere, lotta difficile che possiamo dire a tre con Latina e Castellana, e tra due settimane c'è proprio il derby laziale a Latina tra Latina ed M Roma. Ma torniamo a goderci questo spettacolo, perché c'è Zaitsev in battuta, la sua botta ed è il punto, tira addosso a Maruotti e conquista il punto numero 18. E Ivan Zaitsev sta andando veramente alla grande in questo secondo set. E qui Roberto Piazza ci regala Samuele Papi al posto di Maruotti. Samuele Papi, ormai 38enne, veramente un monumento della nostra pallavolo, che ha vinto di tutto e di più. Adesso però Zaitsev continua a far male, si salva in qualche modo Boninfante, poi non arriva proprio Papi e quindi c'è il punto numero 19. Adesso l'M Roma sta mettendo paura alla Sisley, 19-15 più 4. L'M Roma Zaitsev sta mettendo paura alla Sisley, da lui sono venuti tutti i punti importanti, l'accelerazione in questo senso. E un altro cambio per la Sisley Treviso, perché esce il numero 18 Bielizza ed entra con il numero 11 Giorgio De Togni, classe 85, centrale di 2,02 m, nato a Ferrara. Ancora Zaitsev in battuta, vedremo se riuscirà a ripetersi ancora la sua botta, ed è veramente un momento magico quello che sta vivendo Ivan Zaitsev. È il terzo punto consecutivo che mette a segno con la battuta, senza contare poi il suo apporto in attacco. E veramente possiamo dire che l'M Roma in questo momento si chiama Ivan Zaitsev.
Ivan, quando riesce a cavalcare l'onda dell'entusiasmo, ha doti fisiche enormi e soprattutto prende quel coraggio per colpire la palla alta e fortissima per mettere in difficoltà chiunque. E anche questo è sicuramente un messaggio a Berruto per la nazionale, perché è chiaro che il nuovo corso della nazionale non potrà prescindere da Zaitsev, che è stato prezioso anche in chiave mondiale nei momenti in cui Anastasi lo ha schierato in campo. Ma io credo che Berruto non metta assolutamente in dubbio la presenza di Zaitsev nel gruppo azzurro. Probabilmente l'unico dubbio sarà verificare in quale ruolo schierarlo, vista appunto l'abbandono di cui dicevamo prima di Fei e di un panorama chiaramente non estremamente esaltante nel ruolo degli opposti. Eh sì, si è ventilata infatti in più occasioni la possibilità di schierare Ivan Zaitsev in nazionale come opposto. Di sicuro il talento non gli manca, lo ha dimostrato anche nel beach volley, dove si è laureato 2 anni fa campione d'Italia, quindi sicuramente giocatore molto talentuoso. Adesso ancora una battuta vincente, dopo il tocco di Papi arriva il punto di Zaitsev in battuta 21-15, e adesso è l'M Roma che vola a più 6 per Treviso, invece è costretta a rincorrere e in battuta va ancora lui Ivan Zaitsev, che sta imprimendo veramente un ritmo altissimo a questa partita e a questo secondo set in particolare. Si è scaldato, lo ha fatto alla grande, ora sta facendo male. Ancora botta, tiene questa volta Fei. Buoninfante alza per Fei, la palla tocca il muro e va a segno la Sisley e interrompe così la scia positiva dell'M Roma, 16-21, 5 punti per la formazione di Gianni. E in battuta va un ex compagno nazionale proprio di Gianni, ovvero Samuele Papi. La sua battuta flot, difende Zaitsev, Paolucci per Kupkovic che non sbaglia il lungo linea, e per Kupkovic, autore di un grande primo set, si tratta del primo punto nel secondo. Se inizia a tirare anche Kupkovic, l'M Roma può sicuramente guardare con ottimismo a questa partita. Con molto ottimismo, chiaramente deve, sono punti che hanno dimostrato che si può con Treviso, non è un avversario insormontabile, bisogna dare ritmo. E adesso Lebel, Farina ancora con qualche difficoltà, la palla per Fei, difende Lebel, ci arriva Paolucci, l'attacco di Banks, subisce il muro, riparte Josipov, ancora Paolucci, la palla è per Zaitsev, il pallonetto, bene Farina, Buoninfante sceglie Horstink che non sbaglia. Grande punto da parte dello schiacciatore olandese. E adesso è 22-17, torna in campo Novica Bielica al posto del numero 11 Giorgio De Togni. Ancora spazio invece per Samuele Papi in seconda linea. 22-17 per la M Roma. Tiene bene Cesarini, arriva Paolucci, la palla è per Kupkovic che si schianta contro il muro di Rob Boncie e il punto di Treviso, 18-22. E anche Gianni però chiama subito il time out, non gli è piaciuto forse l'atteggiamento in questi ultimi 2 punti della sua squadra e quindi corre immediatamente ai ripari. Sì, Kupkovic doveva giocare meglio questo pallone, aveva un muro alto ma era un muro a due, non ha cercato l'extra rotazione per niente, si è andato a schiantare sulle manone protese di Bonti. Ancora 4 punti di vantaggio per la M Roma. Per Bonci si è trattato del terzo punto in questa partita e del secondo muro per il momento, uno nel primo set e uno nel secondo. Sicuramente il migliore a muro fino a questo momento della Sisley Treviso è Alessandro Fei. Dall'altra parte c'è Josipov. 22-18 Sisley. E intanto lo speaker ricorda che c'è da spostare una macchina. Sembra quasi di vivere una vecchia canzone di Francesco Salvi, di quando io ero molto piccolo, me lo ricordo con piacere. Adesso arriva l'errore da parte di Novica Bielica, 23-18. La canzone diceva: sono tutti dentro a divertirsi, io fuori a lavorare. Qui ci stiamo veramente divertendo perché stiamo assistendo a una grandissima partita tra M Roma e Sisley Treviso, un po' a corrente alternata, ma lo spettacolo non sta latitando. Il problema è che io ero già anziano quando tu eri giovane per quella canzone. Arriva l'errore in battuta di Milan Banks, 19-23, 2 cambi palla e l'M Roma pareggerà i conti in questo secondo set portandosi sull'1-1.
ma chiaramente Fei si augura un'altra conclusione di set e ce la metterà tutta in questo servizio. Vediamo la sua botta in difficoltà. Kupkovic, ci arriva Paolucci, la palla è proprio per Kupkovic, subisce il muro, poi Holstink non riesce a chiudere, si salva l'M Roma in qualche modo, di là Zaitsev, arriva Farina, Boninfante, la palla è per Holstink che inganna il muro e mette giù un grandissimo pallone. 20-23 e arriva il secondo time out a distanza veramente ravvicinata da parte di Andrea Giani, che le sta tentando tutte per spezzare il ritmo alla Sisley. Nel frattempo soltanto un giocatore si scalda della Sisley Treviso ed è il secondo libero, Federico Vanin, che è un prodotto del vivaio proprio di Treviso, classe 89, ed è il più giovane, quindi è l'unico che si deve continuare a scaldare di tutto il gruppo. E nel frattempo tutti gli altri ascoltano i consigli dei due tecnici, da una parte Andrea Giani, che vediamo soddisfatto ma che continua a incitare i suoi giocatori, anche Piazza parla in maniera fitta sia con Boninfante che con il centrale Boncie. Adesso 3 punti da recuperare per la Sisley con Alessandro Fei in battuta. 20-23 recita il punteggio qui dal palazzetto dello sport di Roma. Ecco la battuta di Fei, Zaitsev riceve, la palla è per Kupkovic, ancora si scontra col muro, riparte Holstink, Boninfante per Fei, subisce il muro ma la palla esce dopo il tocco di Kupkovic, 21-23 e si sta rifacendo veramente sotto la Sisley Treviso. Ma siamo contenti di regalarvi questa partita in base al nuovo accordo tra la Lega Volley e la Sportube, diventata la web TV ufficiale del campionato di Serie 1 maschile. Appuntamento anche per domenica con 2 incontri da non perdere. Adesso Milan Banks non ci pensa per niente a perdere questo set e va a segno in diagonale da posto 2, 24-21. Manca un solo punto alla M Roma per chiudere il set e qui prova a invertire la diagonale, palleggiatore opposto Andrea Giani, perché è uscito Paolucci per lasciare il posto a Uriarte, esce invece Banks e al suo posto entra Saraceni con il numero 9. E non vuole concedere nessun vantaggio Giani ai suoi avversari e intanto continua a crescere l'incitamento del palazzetto per la formazione di casa. In battuta Kupkovic, ecco la sua rincorsa, la sua botta. Papi difende con qualche affanno, Fei alza per Holstink che non sbaglia, veramente continua a giocare con una grandissima media Holstink. 22-24, ma sono ancora 2 i set ball della M Roma e adesso esce proprio Holstink che lascia il posto a Marcelo. Dall'altra parte esce Boninfante, al suo posto Giri Kovar, quindi anche stessa soluzione anche per Roberto Piazza. Stessa soluzione con soluzioni differenti, credo che questo è un doppio cambio classico, portando il palleggiatore e cercando l'attacco a 3. Per Roma invece il doppio cambio è avvenuto proprio sul palleggiatore, il palleggiatore è rimasto in prima linea. Ecco Zaitsev che ha la palla per chiudere, non sbaglia ed è la conclusione perfetta per questo set, perché suggella la grandissima prova di Ivan Zaitsev, che ha sicuramente un merito eccezionale in questo 25-22 che riapre i giochi tra M Roma e Sisley Treviso. Come Ivan è tornato in prima linea, Roma è riuscita a chiudere, ha sofferto questa fase di recupero della Sisley Treviso soprattutto nel giro dietro di Ivan Zaitsev. Zaitsev è sicuramente il top scorer di questo primo set con 12 punti, la maggior parte però, ben 9, sono arrivati nel secondo set, a dimostrazione di una crescita che è stata veramente notevole. Dall'altra parte anche Banks ha sicuramente alzato i suoi standard, dopo soli 2 punti nel primo parziale sono arrivati altri 5 punti nel secondo, quindi l'M Roma sta ritrovando un po' quelli che sono i suoi giocatori più rappresentativi, mentre chi si è un pochino fermato è Kupkovic, che dopo un ottimo primo set ha un pochino abbassato le sue medie. Dall'altra parte sugli scudi sicuramente Alessandro Fei e l'olandese Holstink, sono loro che diciamo portano avanti la carretta per la squadra di Roberto Piazza.
e non poteva essere altrimenti, sono senz'altro i giocatori più rappresentativi per quello che hanno vinto in carriera. Horsting, che poi ha vinto moltissimo anche nel campionato olandese. Chiaramente Bonifante nei momenti di difficoltà in questo set Treviso ha sofferto, si è affidato ai giocatori di maggiore esperienza e di più alto tasso tecnico. Tutte le palle che ha alzato nella seconda parte del set avevano solo due beneficiari, Alessandro Fei e Horsting. E ricordiamo nel frattempo, sfruttiamo questa pausa per ricordare l'appuntamento domenica con la Serie A1 maschile su sportube.tv. Due partite in diretta dalle ore 18 su Sportube 3, ci sarà la squadra campione d'Italia, ovvero Cuneo, che affronterà la Marmilanza Verona. Sul canale numero 4 invece scenderà in campo San Giustino contro la Acqua Paradiso Monza Brianza, quindi continua il grande spettacolo della Serie A1 maschile su sportube.tv. Ma lo spettacolo continua soprattutto oggi, perché questa partita a questo punto diventa veramente equilibrata e in bilico. Sull'1-1 tutto può succedere. Tutto può succedere e noi ce l'auguriamo, anche se qui le condizioni ambientali sono calde per la temperatura della nostra postazione, ma calde soprattutto per l'entusiasmo del pubblico. È giusto e piacevole. Ed ecco le squadre che tornano in campo, accolte dall'ovazione del pubblico. Vediamo le scelte di Andrea Giani, che rimanda in campo la formazione che aveva iniziato il set, ovvero Paolucci in cabina di regia, l'opposto è Banks, a banda ancora Zaitsev e Kupkovic, al centro Lebel e Josipov con Cesarini libero, dall'altra parte torna in panchina Samuele Papi e si schiera Treviso con Boninfante opposto a Alessandro Fei, Horsting e Maruotti in attacco da posto 4, al centro invece Bielizza e Rob Boncie, il libero ovviamente è Farina. 0-0, inizia Paolucci per l'M Roma, Farina riceve con qualche difficoltà la palla, carica comunque a Horsting, che dimostra di non aver paura dell'M Roma. Gran botta e primo punto per la Sisley Treviso in questo terzo set, ed è il centrale Novica Bielizza che va in battuta. Abbiamo schierato la difesa della M Roma, pronta a ricevere con Cesarini a guidare i giochi. È proprio lui che riceve la palla per Paolucci, Zaitsev il pallonetto, ma ci arriva Fei, Boninfante riparte con Boncie, qui Banks inganna proprio Paolucci rubandogli il pallone. Arriva il secondo punto della Sisley Treviso, 2-0. E sembra proprio che Treviso voglia mettere subito in chiaro che quel set perso non è andato giù nel verso giusto. In battuta Bielizza ancora, siamo 2-0 Sisley, punteggio di un set pari. La botta di Bielizza, tanta potenza, zero precisione, palla che esce, così c'è il primo punto per la M Roma. E in battuta va Ivan Zaitsev e chissà che non riesca a ripetere il grande momento del set precedente, quando in battuta fece la differenza. Naturalmente si augurano di noi, tifosi di Treviso. Ecco la botta di Zaitsev, questa volta invece non va, sbaglia subito, palla che finisce a rete, terzo punto per la Sisley, 1-3. E in battuta va un altro ottimo interprete di questo fondamentale come Alessandro Fei. Ecco la sua concentrazione, la sua botta, tiene Cesarini, arriva Paolucci, la palla è per Lebel, la fast vincente dopo il tocco a muro di Boncie, 2-3. Ed è proprio Lebel andare in battuta. Lebel e Cisolla arrivano da Macerata a rinforzare questa M Roma. Per certi versi ha dato un po' più Lebel in questo anno, perché Cisolla molto spesso ha pirato da tanti infortuni. Errore adesso però di Lebel. Stessa sorte anche per Mirko Corsano, che tante volte ha dovuto lasciare il posto a Cesarini, che comunque non ha demeritato in questa stagione. No, Cesarini è cresciuto moltissimo, forse sarà la presenza e i consigli di Mirko Corsano, ma è cresciuto molto rispetto agli standard abituali suoi. E se ricordiamo che era un giocatore che parte di soli 24 anni e poi aveva frequentato solo esclusivamente campionati di A2, ed è cresciuto molto in tutta questa stagione. E intanto cresce molto anche il muro di Treviso, che
è andato a segno con Boncie, 5-2 più 3 Treviso. Adesso Zaitsev riceve sulla botta della formazione ospite, adesso l'attacco di Banks in diagonale, il terzo punto per la M Roma ed è proprio l'opposto slovacco l'andare in battuta. Diciamo che quest'estate, quando fu annunciato l'acquisto di Banks, in tanti avevano un pochino storto il naso, anche perché c'era molta ignoranza in proposito, in pochi lo conoscevano. Un giocatore che comunque sta facendo veramente bene, è un giocatore che va sempre in doppia cifra. Chi va sempre in doppia cifra però è anche Horstink, che ha sicuramente un curriculum più importante, e va a segno per Treviso, 6-3. Sì, su Banks più che storcere il naso era un grosso punto interrogativo che si disegnava sulla faccia di tutti gli interlocutori. Veramente non lo conosceva nessuno e nessuno sapeva le qualità e le potenzialità di questo ragazzo. Un po' quanto sta accadendo anche con Kupčović, che però ha dimostrato e sta dimostrando in queste prime apparizioni di essere un giocatore dal sicuro futuro. Chi non ha dubbi sul suo futuro è sicuramente Maruotti, che va a segno per il punto numero 7, 7-3. Maruotti, che è partito da Fiumicino la volta di Treviso per imbarcarsi in questa avventura che lo ha portato anche in nazionale, e anche lui sarà sicuramente uno dei pilastri della futura squadra di Berruto. Adesso Boncie in battuta, sbaglia e quindi arriva il punto per la M Roma Volley. È il punto numero 4, è costretta però ancora a inseguire, 4-7. Ed è Kupčović ora dai 9 metri, 3 punti da recuperare per la M Roma, 3 punti da difendere per la Sisley Treviso. Ecco la botta di Kupčović, sbaglia e quindi si va alla prima interruzione tecnica con un più 4 per Treviso. Sembra quasi che si stia un po' spegnendo la spinta della M Roma, ma bisogna aspettare forse che Zaitsev arrivi in prima linea. Sicuramente Zaitsev deve entrare in prima linea. Bisogna tener conto del fatto e annotare che gli unici punti della M Roma in questo set vengono esclusivamente da errori della Sisley Treviso. Anche Treviso ha innalzato la soglia dell'errore un po' in tutti i fondamentali, quindi Roma ha tutte le possibilità di tornare a crescere, deve rimettere sotto pressione, deve ritrovare quell'entusiasmo che forse solo Ivan Zaitsev riesce a darle. Anche perché la Sisley Treviso domenica è attesa da una partita durissima contro la capolista Dietek Trentino, quindi sicuramente un incontro molto molto impegnativo, ma lo stesso impegnativo è quello dell'M Roma Volley, che sempre qui al palazzetto ospiterà la Lube Bancamart, che è Macerata. E per l'M Roma sono, è un po' banale dirlo, ma sono tutte finali, perché la situazione di classifica è veramente dura. Castellana sta tornando alla ribalta e quindi Gianni non può permettersi nessuna distrazione. È un campionato che sembrava a metà anno sicuramente non brillante, ma comunque positivo per l'M Roma, rischia di diventare un incubo nelle ultime giornate. Sì, bisogna calarsi nella mentalità di andare a prendere punti su ogni campo e non guardando in faccia gli avversari. Ci sono le possibilità e bisogna sfruttarle tutte. Adesso è Banks a passare in diagonale da posto 2, 5-8, ed è Josipov che va dai 9 metri per la M Roma. Arriva il fischio del signor Pessolano, si prende qualche secondo ulteriore Josipov, ecco la sua battuta, tiene Horstink, utile anche in ricezione, Maruotti trova il muro, poi Fei riparte, Boninfante, la palla ancora per Maruotti che non sbaglia, si lamenta un po' Paolucci con il secondo arbitro, ma arriva comunque il punto della Sisley Treviso, che torna a più 4, 9-5 nel terzo set, ed è Maruotti ad andare in battuta. Anche lui gran servizio su Kupčović, può alzare Paolucci, lo fa per Banks, questa volta però sbaglia Milan Banks e Treviso sta scappando via, 10-5. Deve veramente correre ai ripari Gianni se non vuole dire subito addio a questo terzo set. Effettivamente però le possibilità, le scelte di Gianni sono abbastanza limitate, in panchina ha 1-2 giocatori utilizzabili, abili e arruolati, tutto il resto sono soluzioni di fortuna. E arriva un altro errore da parte della Sisley, che sbaglia la battuta con Maruotti, 6-10. E adesso è il capitano Paolucci.
Paolucci, che sta trovando più spazio in questa seconda parte di stagione dopo che per buona parte dell'anno aveva già titolare l'argentino Uriarte. Adesso Fei, viene chiamato il fallo a Fox e quindi il punto numero 7 dell'M Roma, che torna a farsi sotto, recuperati due lunghezze, 7-10, e ancora Paolucci va in battuta. Qui sbaglia qualcosa anche la Sisley. Riceve Farina, la palla per Boninfante, la botta di Horstink che continua veramente a imprimere un grandissimo ritmo, è già al terzo punto in questo terzo set, 11-7. E per fortuna Boninfante non riesce a dare palloni bellissimi dal punto di vista della precisione, se no sarebbero assolutamente imprendibili. Questa è una palla veramente brutta da giocare. Horstink, la capacità e la qualità di Horstink hanno salvato il colpo. Qui invece arriva un bruttissimo errore di Banks e Gianni, sconsolato, non può far altro che chiamare il time out. Il punteggio però torna a sorridere la Sisley Treviso, 12-7, 5 i punti di vantaggio di Treviso in questo frangente. Per l'M Roma sembra veramente in salita il cammino in questo set, perché Treviso a volte tende ad andare un po' al piccolo trotto, ma quando accelera, specialmente con Fei e Horstink, non ce n'è per nessuno. In questo momento la partita sta facendo solo Treviso, in attacco tutti i punti messi a tabellino sono praticamente tutti della Sisley, sia nel bene sia nella cattiva sorte. Per Roma Ivan Zaitsev non ha ancora segnato il primo punto, stessa cosa per Kupkovic, stessa cosa per Josipov, un punticino a malapena per Nebel, poco, anzi quasi nulla per Roma. E si riparte con Bielica in battuta per la Sisley Treviso. Bielica che viene dopo 3 anni a Piacenza, lì ha vinto anche lo scudetto, naturalmente spera di potersi ripetere anche a Treviso, ma per questo il cammino è ancora molto lungo. Adesso Zaitsev passa con questo diagonale nei 3 metri ed è il suo primo punto nel terzo set, e serve veramente lo Zaitsev del set precedente per l'M Roma, anche se adesso va in battuta. E arriva anche il sottoforno della famiglia Adams per caricare a 1000 Ivan Zaitsev con la sua botta dai 9 metri e sbaglia invece il secondo errore consecutivo in battuta per lo schiacciatore della M Roma, nato a Spoleto 22 anni fa, compirà infatti 23 anni il 2 di ottobre, 2,02 m, sicuramente alto, un giocatore che ha avuto un cammino particolare anche con il cambio di ruolo. Adesso Zaitsev, la sua botta, niente da fare per Alessandro Fei, 9° punto per la M Roma. E quando si accende Zaitsev, Treviso fa veramente fatica. Un peccato che sia dovuto tornare in seconda linea, si è fatto un giro davanti e Paolucci non l'ha cercato praticamente mai. Zaitsev ha bisogno di essere sempre al centro dell'attenzione del gioco per aumentare la sua stima, e il suo entusiasmo soprattutto. Horstink riceve bene, la palla è per Fei, se la trova addosso Paolucci, non riesce a controllarla ed arriva il punto numero 14 per la Sisley Treviso, 14-9, ancora 5 punti di vantaggio. E in battuta va Horstink, Robert Horstink, olandese di Vorst, la sua botta tiene Zaitsev, alza Paolucci per il primo tempo di Josipov, a segno la fast di Viktor Josipov, 10-14, deve crederci l'M Roma se vuole riaprire questo set. Piccolissimi segnali di risveglio soprattutto nella fase offensiva di Roma. Adesso è Banks in battuta per la formazione di casa, la sua botta c'è Farina, Boninfante per Horstink, ancora lui con la sua pipe e continua veramente a fare male lo schiacciatore olandese. Fa male, fa malissimo e soprattutto ha delle percentuali realizzative sempre impressionanti. Eh sì, ha diminuito qualcosa nel secondo set, appena il 55 si fa per dire, visto che era abituato al 100% del set precedente. E qui comunque Paolucci continua a cercare la fast di Josipov, arriva un altro punto per la M Roma, 11-15. E adesso il doppio cambio perché esce
anche qui palleggiatore per palleggiatore, opposto per uno schiacciatore, perché entrano Uriarte al posto di Paolucci ed entra Saraceni al posto di Banks. Si ripete questo cambio misterioso tra virgolette da parte di Gianni. Atipico, e che meriterà, ce lo appuntiamo, meriterà domande e approfondimento nel dopo partita. Ecco Kupčović in seconda linea. Kupčović era partito alla grande, si è un po' spento, appena un punto nel secondo e nel terzo set. Adesso Boninfante, la palla per Horstink, continua a fare male lo schiacciatore olandese anche dalla seconda linea. Non riescono proprio a prendergli le misure né a muro né in seconda linea. Siamo 16-11, interruzione tecnica, e noi ne approfittiamo per vedere un po' le statistiche del set precedente. In attacco cresce un po' la M Roma, che passa dal 41 al 55%, e invece cala la ricezione dell'M Roma, che passa dal 45 al 40, ma cala in maniera significativa anche per la Sisley Treviso, passando dal 50 al 36%. In calo anche l'attacco di Treviso, dal 67 al 60. Comunque Treviso ha delle percentuali ancora superiori all'M Roma, ma quello che conta è che l'M Roma ha vinto il secondo set. Ha vinto il secondo set, e credo che la risposta è più importante nei numeri, sia soprattutto sulla ricezione. Roma è cresciuta chiaramente rispetto al primo set di qualche punto percentuale, di alcuni colpi. Zaitsev è andato a sostituirsi a Kupčović nel primo set, però la differenza sono gli ace, soprattutto di Zaitsev, e di qui questo misero 36% di ricezione buona per la Sisley di Treviso, che sono valsi il set a favore di Roma e a danno di Treviso. Le squadre che tornano in campo per la fase finale del terzo set, 16-11 Treviso, più 5 in questo frangente. E in battuta con l'alzatore Boninfante. Saraceni riceve bene Uriarte, la palla è per Kupčović che non chiude, si riparte da Zaitsev, ancora Uriarte, ancora Kupčović in diagonale e va a segno, si dispera Boninfante che c'era quasi arrivato, l'aveva toccata, ma niente da fare per lui, il punto è della M Roma, 16-12. E adesso in battuta Josipov, centrale bulgaro, protagonista anche ai recenti mondiali con la sua nazionale, della partita forse più discussa del mondiale, quando il Brasile regalò la vittoria alla Bulgaria per un piazzamento migliore nella fase successiva. Adesso Farina è costretto ad alzare, lo fa per Fei, il suo pallonetto trova il muro, riparte però Fei, ancora Farina, la palla è per Fei nuovamente, se la trova addosso Saraceni, arriva Banks che non può attaccare, ma ruoti Boninfante per Horstink, bene questa volta Kupčović, ma palla ancora viva per Treviso con l'attacco da parte di Maruotti da posto 2. Uriarte deve alzare Lebel, lo fa per Zaitsev, Horstink si salva in seconda linea, contrasto a muro e qui viene fischiato il fallo ad Alessandro Fei, e quindi arriva il punto numero 13 per la M Roma, che sembra un pochettino crederci in questo frangente. Sempre Zaitsev di mezzo nelle occasioni che contano, e nel fatto che Roma riesca a recuperare punti. Qui il fallo c'era di Fei, ha provato a spingere e pensava di trovare un'opposizione più strenua da parte di Zaitsev, che ha tolto le mani all'ultimo momento, e Fei è andata a colpire con l'avambraccio il net della rete. Ed è arrivato anche il time out da parte di Roberto Piazza. Roberto Piazza, che è da tantissimi anni alla Sisley, era il 96-97 quando ha esordito come secondo allenatore, tanti anni da secondo fino al 2006-2007, poi la promozione a primo allenatore, adesso è al suo secondo anno da titolare nel ruolo. E sicuramente non è la Sisley Treviso di qualche anno fa, ma è comunque una squadra che sta facendo bene sia in Italia che in Europa. E poi vedremo, adesso sarà l'anno più delicato il prossimo, dopo la notizia dell'abbandono da parte di Benetton di tutte le competizioni sportive, e soprattutto per il fatto che questa è una squadra matura come anagrafica, di giovane praticamente c'è solo una ruota in campo. Adesso l'attacco di Fei, sfonda il muro Alessandro Fei, arriva il punto numero 17 per la formazione ospite, 17-13, ancora più 4 i punti di vantaggio per Treviso. E intanto un cambio tra virgolette silenzioso, perché vediamo in campo non più Alessandro Farina col numero 7, ma il secondo libero col numero 16, Federico Manin, classe 89, 1,85 m,
frutto del ritaglio della Sisley. Adesso l'attacco di Kupkovic che non sbaglia, piega le mani del muro e mette palla a terra, 14-17. E per Kupkovic si tratta del primo punto nel terzo set. Servirebbe per la M Roma il Kupkovic del primo parziale, dove ha giocato veramente alla grande. Intanto va in battuta Paolucci. Scusate, Uriarte, ovviamente Paolucci è in panchina, che hanno quasi lo stesso look, nonostante Paolucci sia naturalmente più anziano, tra virgolette. Adesso il punto da parte di Treviso, 18-14. E adesso in battuta Novica Bielica. Tra i fischi del pubblico del palazzetto, Saraceni a segno in diagonale, gran botta di Saraceni e primo punto personale per lo schiacciatore nato a Roma, che con la Piaggio Roma vinse addirittura uno scudetto, anche se non da protagonista. Era molto giovane a quel tempo, ma faceva parte della rosa, e come spesso accadeva nella pallavolo di quegli anni, vi erano 8 o 9 giocatori di livello e c'erano sempre i ragazzi del vivaio. E adesso è Saraceni che si innalza grande protagonista, perché dice di no a Horstink a muro, 16° punto M Roma, 16-18. È chiaro che in questo momento la M Roma può sfruttare il grande servizio di Zaitsev. Abbiamo già visto come è in grado di impensierire la formazione avversaria. Ecco la sua concentrazione, osserva un po' il pallone come faceva Olli, il protagonista di Olli e Benji. La sua botta ancora potentissima, ma può attaccare Boncie. C'è la palla che si ferma a rete, quindi arriva il punto della M Roma, che si rifà sotto nel terzo set 17-18, una situazione che fino a qualche momento fa sembrava insperata, e adesso invece corre subito ai ripari Roberto Piazza, cambia in cabina di regia perché entra Marcelo, brasiliano classe 74, nato a Rio, arrivato il 5 gennaio nella formazione di Treviso. Sicuramente punta sull'esperienza di questo brasiliano, anche campione del mondo in un'occasione. Adesso Zaitsev, la sua botta in difficoltà alla seconda linea con Farina, e il punto della M Roma, un punto pesantissimo perché la situazione adesso è in parità 18-18. Dal salto di Martin Lebel ho veramente tremato per gli spettatori di curva, perché ha calcolato male la palombella che arrivava e ho avuto paura del tiro dritto sui tifosi di Roma. E invece è arrivato il punto per la M Roma, 18-18, e vedremo se Marcelo Elgarten potrà avere un impatto prezioso per la sua squadra in questo terzo set. Lui ha sicuramente vinto moltissimo, specialmente con la nazionale. Basti pensare a 5 World League, una World Cup, un Mondiale, una Grand Champions Cup, anche aiutato dal fatto che il Brasile degli ultimi anni è un po' come l'Italia degli anni 90, ovvero la squadra pressoché imbattibile che abbiamo visto a questo Mondiale, che possiamo dire ha perso soltanto quando ha voluto perdere. Quando, quelle pochissime volte, quando non contava assolutamente nulla. Comunque il cambio in cabina di regia era assolutamente necessario. Treviso aveva solo uno sbocco offensivo continuativo che era Horstink, tutto il resto non girava più, perciò c'era bisogno di un nuovo iniezione di fiducia. Ancora Zaitsev dei 9 metri, la sua botta è vincente e questo è un punto preziosissimo perché arriva il vantaggio dell'M Roma, 19-18 nel terzo set. È stata bravissima la squadra di Gianni nel capovolgere questo risultato, e adesso è Zaitsev ancora in battuta, più uno, e comincia ad avere paura a Treviso, lo vediamo anche nel volto dei suoi giocatori che sicuramente sentivano già in tasca questo set, e ora invece è tutto da giocare. Zaitsev in battuta, la sua botta tiene Maruotti, Marcelo in difficoltà, ma poi il fallo fischiato proprio a Marcelo e il punto per l'M Roma, 20-18, più 2 adesso per la squadra di casa, e sale sempre più forte l'entusiasmo di questo palazzetto. Oggi è sicuramente una festa di sport con tantissima gente a seguire, sia qui dal palazzetto che da casa davanti al computer con sportube.tv, la web tv ufficiale della Lega Volley maschile.
Ecco Zaitsev, ancora lui in battuta, ma Ruotti in difficoltà. Arriva Marcelo, la palla è per Horstink, sbaglia l'olandese e arriva il punto numero 21 per l'M Roma, che sta scappando 21-18. E Piazza sta cercando di cambiare veramente tutto per trovare la quadratura di un cerchio che non esiste più. Lo dicevamo all'inizio di set, che Roma era sotto e malgrado tutto non era così distante, proprio in virtù degli errori di Treviso. Treviso continua a sbagliare moltissimo, ha tenuto a galla Roma, e chiaramente quando spicca il volo Zaitsev poi cominciano ad avere i problemi, soprattutto quando una difesa è in piedi come quella di Treviso. E qui arriva anche un colpo di fortuna per Zaitsev, perché la palla rimbalza sulla rete e poi va nel campo avversario. Punto numero 22, 22-18. E come dicevamo, Piazza le sta provando veramente tutte. Infatti è arrivato il cambio mentre parlavi, Marco. È uscito Robert Horstink ed è entrato l'esperto Samuele Papi, classe 73. È il suo 13° anno alla Sisley Treviso. Ancora Zaitsev, più 4 M Roma. Sbaglia questa volta Ivan Zaitsev, ma è un errore che può essere perdonato. Infatti anche Kupkovic chiama l'esultanza del pubblico e l'applauso per Ivan Zaitsev, ed è abbastanza insolito vedere il pubblico di casa applaudire comunque dopo un errore in battuta. E fortunatamente abbiamo le cuffie, perché veramente il boato qui in questo palazzetto oggi è assolutamente enorme. Anche per Fei il boato è enorme, a Fei non se ne interessa, tira comunque una botta, ma poi ci pensa Zaitsev con la pipe vincente, 23-19, torna a più 4 l'M Roma. E adesso è Martin Lebel in battuta. E sta veramente prendendo molto entusiasmo il palazzetto dello sport qui a Piazza Apollo d'Oro. Adesso l'alzata da parte di Boninfante per Fei, arriva il punto, quindi è tornato in campo Boninfante col numero 10 al posto di Marcelo. Il cambio di Piazza non ha dato gli esiti sperati e quindi è tornato sui due piassi il tecnico, mentre invece Gianni ha lasciato in campo sia Saraceni che Uriarte, quindi è contento dell'impatto che i due hanno avuto su questa partita, anche perché l'M Roma ha ribaltato il risultato. Adesso ecco Gianni parlare fitto fitto con Kupkovic nella fase di seconda linea. Zaitsev riceve lui, Uriarte, la palla è per Kupkovic. Che diagonale da parte di Konstantin Kupkovic. 24° punto M Roma ed ora il set ball. Gianni chiamava una soluzione difensiva che è più adusa a quello che è il mondo femminile. C'era Saraceni in veste di opposto che andava in ricezione e ha tolto Kupkovic dalla ricezione proprio per farla attaccare più liberamente. Adesso è Boncin, primo tempo che annulla il set ball M Roma 21-24, ma ce ne sono altri tre per la squadra di Andrea Gianni, ed è proprio Boncin, il numero 12, il centrale olandese, che va in battuta tra i fischi del pubblico che si augura naturalmente un errore. Bonci ovviamente non sbaglia, c'è Cesarini, Uriarte, il primo tempo di Josipov, 25-21, e la notizia è che l'M Roma porterà a casa almeno un punto da questa partita. Ma vista l'M Roma del finale di terzo set, Gianni si augura che possa arrivare invece la posta piena. Treviso va ancora troppo al piccolo trotto ed è troppo poco per impensierire l'M Roma, solida e compatta, con un Zaitsev veramente al 1000% di questo secondo e terzo set. La vera notizia è il punto: dopo tantissimo tempo la M Roma riesce a portare a casa un punticino che muove la classifica, un punticino estremamente importante nella lotta che la vedrà in queste ultime partite. Soprattutto vede crescere ulteriormente la fiducia nei propri mezzi. Roma di quest'anno è troppo una squadra che viaggia troppo sulle montagne russe, che dipende troppo spesso dalle emozioni e dall'entusiasmo che sale e che scende continuamente. Questo set ne è l'ulteriore dimostrazione, è passata una piccola spinta, perché non possiamo parlare di un gioco spettacolare, di una spinta e di un ritmo incessanti. È bastato approfittare dei cali della formazione ospite di Treviso
e soprattutto mettere a terra qualche punticino. Noi adesso andremo a vedere classifiche, non troveremo punti enormi a livello quantitativo da parte dei giocatori di M Roma, però sono stati punti fondamentali per ribaltare il set. E l'ultimo punto conquistato dall'M Roma era risale al 13 di febbraio, proprio qui al Palazzetto, in casa contro Castellana Grotte. E lì però più che un punto si può parlare di due punti persi, perché una sfida salvezza così importante forse bisognava aspettarsi un po' di più. M Roma che è riuscita a perdere sia con Castellana che con Forlì, specchio di una stagione sicuramente non esaltante. Pesanti soprattutto quelli con Forlì, che ormai retrocessa qualche settimana. L'ultima parte del campionato di Castellana invece sta dimostrando che quella è stata una partita persa, sì, da quello che potevano sembrare due punti persi, ma effettivamente Castellana sta mettendo in difficoltà tutto il panorama pallavolistico italiano in questa fase. Quindi Castellana, grosso merito a Castellana per la sua crescita e per la convinzione di poter raggiungere un miracolo. Castellana infatti attualmente a quota 21 e noi approfittiamo di questa pausa tra il terzo e il quarto set per andare a rivedere un po' quella che è la classifica, anche partendo dalle parti alte naturalmente. In vetta c'è la Itas Biatec Trentino con la 64, 9 punti più giù c'è la squadra campione d'Italia in carica, la Brebanca, la Nutti Cuneo, segue la Lube Banca Marche che Macerata 46, poi una coppia a quota 40, Casa Modena e Sisley Treviso al quarto posto, poi Monza Brianza che vedrete domenica sempre su Sportube, sarà il numero 4 contro San Giustino che è ottavo, ma prima di lui c'era Marmilanza Verona a quota 34, poi San Giustino 29 insieme a Torno Caldipo, Vibo Valentia, al decimo posto Piacenza con 26 punti, M Roma 24, Latina 23, Castellana 21, Forlì 10, e con il punto sicuro di oggi si avvicina l'M Roma alla Copra Morfo Piacenza, adesso è a quota 25, quindi l'M Roma e potrebbe naturalmente portare a casa una posta piena, ma la partita è ancora lunga e si riparte con tre. Veramente mai sottovalutare Treviso, con una squadra che ha dimostrato di crederci in ogni momento, specialmente in Coppa Cev, quando tutto sembrava impossibile la squadra di Piazza è riuscita a ribaltare il risultato in Polonia andando a vincere al Golden Set. Si riparte con Maruotti in battuta per la formazione ospite, Cesarini riceve bene Paolucci per Kupkovic, a segno subito il serbo ed è il primo punto del quarto set, se lo aggiudica la M Roma. Quindi Gianni torna sui suoi passi, in campo sono tornati sia, no, è tornato soltanto Paolucci, perché vediamo in campo ancora Saraceni al posto di Milan Banks, quindi è il caso di fare un po' d'ordine nei sestetti, perché l'M Roma si schiera con Paolucci in cabina di regia, opposto Saraceni, a banda Zaitsev e Kupkovic. Zaitsev che ha appena sbagliato la battuta. Al centro invece confermatissimi Josifov e Lebel, mentre il libero è Cesarini. Dall'altra parte torna in campo titolare Boninfante dopo la parentesi Marcello nel set precedente. L'opposto è ancora Fei. Dall'altra a banda ci sono Horstink e Maruotti. Al centro Bonce e Bielizza. Il libero è ancora Farina, dopo che abbiamo visto per un tratto in campo anche il secondo libero Federico Vanin. Adesso sì, M Roma avanti 2-1 nel quarto set. Vediamo la scelta di Boninfante per Bonce, non riesce a chiudere, deve alzare Zaitsev, la palla è per Kupkovic che fa male da posto 4 con questo grande diagonale che regala il terzo punto alla M Roma, e Kupkovic è tornato a grandi livelli almeno in questo avvio di set. Sì, è stato cercato a più riprese in questo quarto set, in questo avvio, da Paolucci, e ha dimostrato anche in questa fase di saper colpire e mandare direzionare la palla non solo esclusivamente sulla propria rincorsa. Se darà continuità a questi colpi al di fuori del muro può far male, può regalare tanti punti a Roma. Adesso è Fei in battuta, 3-2 M Roma. Zaitsev riceve la palla di Paolucci per Kupkovic, questa volta subisce il muro ma la palla esce, ancora punto per il giovane serbo, 4-3. E intanto vediamo nel parterre VIP un dialogo fitto tra Massimo Mezzaroma e Luciano Cecchi, chissà che non si stia parlando anche del V-Day che sarà qui a Roma il 15 di maggio, evento sicuramente importante per la pallavolo capitolina che precede poi il mondiale di beach volley.
mondiale di beach volley che potrete seguire su SportCube, che è la web TV ufficiale. Ma è ancora presto per parlare di spiagge e di foro italico per il beach volley, c'è da concentrarsi su questa partita in cui l'M Roma sta staccando Treviso nel quarto set. Infatti Piazza chiama subito il time out, 5-2, e forse ora un po' di paura ce l'ha anche Piazza dall'animosità che dimostra chiamando il tempo e soprattutto come sta arringando i propri giocatori. La paura e la tensione c'è, lo dimostra, ecco, lo vediamo gesticolare in maniera quasi forsennata. Treviso deve mantenere alto il livello, o almeno deve cercare di trovarlo, un ritmo alto che forse non ha tenuto per tutta la partita. Le squadre tornano in campo e più avanti, vicino a Cecchi e mezza Roma, c'è anche Luca Cristofani, che è il tecnico della RDM Pomezia, squadra che sta andando veramente molto molto bene nel campionato di A2, al di là di ogni aspettativa è al terzo posto. E l'appuntamento con la RDM Pomezia è sabato alle ore 18 contro la Frigo Carni Soverato. Ma ecco la battuta di Saraceni, riceve Vanin, la palla adesso è per Zaitsev, Paolucci, ancora Zaitsev, il muro fuori, punto M Roma, 6-2. E a questo punto sembra veramente un monologo della M Roma, le sta provando tutte Piazza, è rientrato anche Vanin al posto di Farina. È un continuo alternarsi quello tra Vanin e Farina in questa seconda parte, e senza un ordine preciso, certe volte entra sulla fase di difesa, certe volte invece proprio su quella di ricezione. Evidentemente c'è qualcosa che non gira nel giusto modo per Treviso. Adesso però la M Roma compie il gravissimo errore di lasciare senza muro Alessandro Fei, e per Fei è veramente un gioco da ragazzi mettere palla a terra, ed è il terzo punto anche per Treviso, 6-3. E intanto ci arrivano le statistiche del set precedente, adesso al primo timeout tecnico le commenteremo. Nel frattempo l'errore di Horsting porta a quota 7 la M Roma Volley, 7-3. M Roma più 4 e sta giocando sicuramente sull'ali dell'entusiasmo del set vinto in precedenza. Adesso è Kupkovic, la sua botta, Horsting come può, la palla arriva a Boninfante per Fei che non sbaglia, e qui esce tutto il talento di Alessandro Fei, la palla era per nulla semplice. Per nulla semplice, una brutta palla da colpire, non era precisa. Ha avuto la bravura, l'intelligenza, la freddezza di non colpire a tutto braccio, cercare più la precisione. Adesso è Rob Bonci che va in battuta tra i fischi del pubblico di Roma. Sbaglia l'olandese e si va al primo timeout tecnico. L'M Roma saldamente in testa, 2-7-1, 8-4 nel quarto set. Noi ne approfittiamo per andare a vedere un po' le statistiche e vediamo come è cresciuto nettamente quelle che sono le medie della M Roma in attacco, addirittura il 67% contro il 41 del primo e il 55 del secondo set. Ma la svolta decisiva arriva dalla seconda linea con l'83% di ricezione, sono medie veramente da far spavento, mentre crolla quella della Sisley che in ricezione è appena al 35% contro il 50% del primo set. Anche in attacco continua la pressione Sisley, dal 67% del primo set si è al 57% del terzo. Diciamo che Fei continua ad andare su ottimi ritmi con 9 punti al 67%, mentre invece scende un pochettino, scendono un pochettino gli altri che non si mantengono comunque ai livelli del set precedente. Ho commesso anche un errore nel leggere i numeri, ho letto quello di Horsting al posto di Fei invece è solo al 43% e Horsting al 67%, come ci eravamo resi conto anche in fase di commento. È sicuramente il giocatore più cercato da parte di Boninfante e di Marcelo. Più cercato è quello più efficace. Come hai detto bene te, i numeri danno la fotografia netta e chiara di come è cambiato tutto. C'è un crollo incredibile in quella che è la ricezione di Treviso, che non ha tenuto più, ecco, come in questo caso, e Roma ne ha approfittato. Anche perché Zaitsev in questo momento è veramente la gallina dalle uova d'oro. Ogni palla che tocca diventa oro, come in questo caso, nono punto per la M Roma. E adesso esce Horsting per lasciare il posto a Giri Kovar. Le prova veramente tutte Piazza. Kovar, classe 89, 2,02 di Zlin in Repubblica Ceca, ma la sua nazionalità è quella italiana.
infatti lui è cresciuto in Italia proprio a Treviso, con cui ha vinto anche la Junior League. Adesso va a segno Maruotti che inganna Martin Lebel e arriva il quinto punto per la formazione ospite, 9-5. E in battuta va Boninfante, titolare dopo il forfè del francese Pujol, su cui voleva puntare inizio anno Treviso. Adesso ancora Ivan Zaitsev, che continua a fare veramente la fortuna di Roma. Arriva così il decimo punto, 10-5, e Ivan Zaitsev è veramente il protagonista indiscusso di questa gara fino a questo momento. Pensare che gira solo al 60% di efficacia, il segreto è che questa efficacia la trova nei momenti che contano, parte un po' disa all'inizio del set, poi quando le palle diventano pesanti e che devono determinare il valore del set, lui c'è. È arrivato invece il punto in fast con Bielica per la Sisley, adesso l'attacco e la battuta di Maruotti. E ancora Bielica approfitta della ricezione imprecisa di Zaitsev. Arriva così il settimo punto, molto attento Novica Bielica nel mettere a segno questo punto. Diciamo che era anche molto semplice, un vero e proprio assist quello di Zaitsev. Adesso ancora Maruotti, fischi ingenerosi da parte del pubblico, naturalmente parteggia per Roma. Adesso l'attacco di Zaitsev da posto 2. Tocca il muro di Bielica e la palla finisce out, punto quindi M-Roma, 11-7. L'M-Roma continua a gestire al meglio questi punti di vantaggio senza mostrare alcun segno di cedimento. Adesso è proprio Zaitsev ad andare in battuta, un bacio al pallone anche coreografico in questo frangente, chissà che non porti fortuna. Vediamo la sua concentrazione, parte la sua rincorsa con la botta, questa volta però sbaglia e quindi arriva il punto di Treviso, 8-11, a tre punti Treviso, e Piazza decreta un altro cambio perché esce Bonce con il numero 12 in campo, Giorgio De Togni di Ferrara, 2,02 m, quindi perde in questo momento al centro 4 cm Treviso, i 2,06 di Bonce contro i 2,02 di De Togni. La palla di Bielica ed è un ace, quello messo a segno dal centrale olandese, la palla tocca il nastro e inganna la difesa dell'M Roma, nono punto Treviso. E adesso Gianni corre ai ripari e chiama il time out perché Treviso è lì a soli due punti e sappiamo che non si possono concedere spazi a una squadra così quotata ma soprattutto così esperta come la Sisley Treviso. Gianni non può perdere ulteriore tempo da giocatore esperto e da allenatore esperto qual è. Chiaramente deve frenare la marcia e non deve far ritrovare entusiasmo a una squadra che qualitativamente è superiore a Roma. In questa fase è l'entusiasmo che fa la discriminante, quindi bene Gianni subito a frenare o a cercare di frenare l'efficacia di Treviso. Squadre che tornano in campo per riprendere sull'11-9 per la M Roma, sarà ancora Bielica, per ora per lui un ace nella battuta precedente. E intanto Bonce va a dare il 5 agli altri compagni della panchina che ricordiamo sono Marcelo, Zabo, Papi e Vanin che è il secondo libero. Ecco Bielica, la sua botta, c'è Zaitsev, Paolucci però non ci arriva. Non chiude De Togni, la palla di Saraceni, ci arriva benissimo Fei, qui viene fischiato però un fallo alla Sisley Treviso e arriva il punto della M Roma. Si lamenta un po' Giorgio De Togni ma sembra giusta la decisione dell'arbitro. Anche Bielica ha qualcosa da dire al primo direttore di gara, ovvero Pessolano. E nel frattempo ancora un cambio tra liberi perché c'è in campo Vanin e non Alessandro Farina. Chiaro, Farina classe 76, molto esperto, e mentre Piazza cerca anche di giocare sull'entusiasmo del giovane talento classe, cioè scuola Sisley, 1,85 m, classe 89, sicuramente di futuro avvenire anche perché può crescere con un giocatore esperto come Farina. Adesso out la battuta della M Roma, 12-10 in battuta Alessandro Fei. Bisogna trovare qualche un limite a questa M Roma, troppi errori in battuta fino a questo momento.
soprattutto non riesce a dare continuità e non avere quel cinismo opportuno di capire quando la squadra avversaria è in difficoltà. Errori che possono essere gravi e possono costare caro. Adesso però la situazione la salva Kupčović. E adesso il cambio in cabina di regia per Andrea Gianni, perché esce Paolucci, al suo posto entra l'argentino Uriarte. Uriarte che lo scorso anno è stato il maggior avversario dell'M Roma con la Zinella Bologna per la risalita in Serie A 1. E adesso poi è stato scelto da Andrea Gianni, che sappiamo già da tempo stravede per lui. E quindi ha puntato su di lui proprio per questa stagione in Serie A 1. Adesso Boninfante sbaglia ed è insolito vedere un palleggiatore commettere un fallo di doppia. Ci riesce in questo caso Boninfante, 14-10 più 4 Roma. Ed è il time out di Piazza, che non può essere contento di quanto sta vedendo. La Sisley si è spenta dopo il primo set, un sussulto nel terzo, ma in questo momento è l'M Roma che fa la gara. M Roma fa la gara e forse ho trovato, ragionandoci bene, anche i motivi di questo cambio sempre di Paolucci in prima linea. Ci eravamo dimenticati che non più tardi di 15 giorni fa Paolucci aveva avuto uno stiramento in gara, quindi probabilmente tende a preservarlo, soprattutto nella fase offensiva, dove lui sicuramente non può esprimersi al meglio nella fase di salto a muro, quindi cercherà di preservarlo e utilizzarlo col contavoce, ogni tanto dargli un po' di riposo. Anche perché M Roma, che sì, in situazione difficile di classifica, ma squadra sfortunata per quanto concerne gli infortuni che hanno lasciato appiedati i suoi giocatori sicuramente più affermati. Non a caso in panchina oggi non possono essere della partita sia Cisolla che Mirko Corsano. Adesso Maruotti riceve Boninfante per Fei, il suo pallonetto, ci arriva Uriarte, adesso può attaccare Zaitsev, bene Fei, Boninfante per Kovar, non riesce a chiudere, può ripartire l'M Roma, lo fa con Kupčović che non ha paura di tirare, lo fa piegando le mani di Boninfante, punto numero 15, più 5 M Roma. Grave errore della Sisley e giustamente Piazza cambia Boninfante. In una situazione come quella la palla non poteva essere data in posto 4, doveva essere, anche perché c'era troppo traffico in quella zona, la palla doveva essere data a Fei. Giusto Piazza, ha cambiato il palleggiatore. E quindi spazio per Marcelo, il brasiliano, è proprio lui a palleggiare per il primo tempo che non si chiude. Adesso Kovar riesce a salvarsi, van in, la palla per Maruotti che ci prova, ma tiene Cesarini, Uriarte per Zaitsev, Ivan Zaitsev, la botta a segno e arriva il punto numero 16 per l'M Roma, 16-10 più 6. E non riesce più a trovare la quadratura del cerchio adesso la Sisley Treviso, che sta arrancando. Imbarca in questo momento la Sisley Treviso, troppi errori, troppe valutazioni errate dal punto di vista tattico, anche cose che non dovrebbero essere il patrimonio di una formazione esperta come la Sisley Treviso, che dovrebbe viaggiare tranquillamente senza commettere tutti questi errori. Forse anche un po' di stanchezza per la squadra di Treviso, che ha vinto comunque la Coppa CEV, quindi una competizione importante, che tra l'altro è l'unica competizione europea vinta dalla M Roma nella sua brevissima storia. Sì, e ce la ricordiamo bene anche perché l'abbiamo vissuta proprio qui al palazzetto. Sì, stanchezza anche per la Sisley, è su quello che Roma doveva puntare, facendo patrimonio anche di quello che era riuscita a fare due settimane fa a Latina proprio contro Treviso. Tornano in campo le squadre. Ed è Saraceni ad andare in battuta per i neroverdi della M Roma Volley, mentre al palazzetto ci sono le note di Adriano Celentano e il cielo è azzurro per l'M Roma, che sta vincendo con merito questo quarto set. Adesso accorcia le distanze Giri Kovar, l'italo cieco, che regala a Treviso il punto numero 11, 11-16. Ed è proprio Kovar ad andare in battuta dai 9 metri. Sbaglia però Kovar e sono errori che la Sisley non può permettersi in questo momento, perché sta vedendo scappare la partita. 11-17, adesso un tesoretto molto utile per la M Roma, 6 punti di vantaggio. E adesso Kupčović che ha un gran servizio, vedremo se riuscirà a sfruttarlo al pieno. La sua botta su Kovar, fa un miracolo italo cieco,
Adesso la palla è per Roma, che però non può attaccare, deve andare di là in bagger Cesarini. Si riparte da Vanin, Marcelo. Il primo tempo di De Togni senza muro. Certo, se non si salta a muro veramente diventa un gioco dei ragazzi per gli attaccanti avversari. E dire che ci avrei scommesso tutto quello che avevo in tasca in quel momento, avrebbe dato la palla al centro, e infatti non se l'aspettavano invece i giocatori dell'M Roma, e forse era la soluzione che dovevano privilegiare in quel caso. Proprio De Togni in battuta, Saraceni, la palla per Uriarte, a sorpresa mette giù con il secondo tocco. 18-12 più 6 M Roma. Ed è Josipov per andare in battuta, mentre cominciano veramente a crederci i tifosi qui del palazzetto di vedere un successo che manca all'M Roma dalla seconda giornata di ritorno contro la Tonno Calli Povibo Valencia. Sbaglia Josipov. Si tratta poter l'M Roma, una vittoria sarebbe la quarta nel 12 partite contro la Sisley Treviso, ma è ancora, diciamo, lunga, perché 18-13. E adesso è Marcelo in battuta, riceve Cesarini, Uriarte, la palla è per Kupkovic che continua a tirare senza paura, questa volta però esagera, la palla è out, punto Sisley, 14-18. Forse ci vuole, è un po' grezzo ancora Kupkovic, ma sicuramente grandi numeri. Ha fatto molto bene a tirare quel pallone, era un pallone veramente impresentabile, brutta l'alzata e il servizio di Uriarte. Ecco Saraceni che si salva dopo il contrasto a muro perso da Uriarte. Zaitsev non può forzare, si riparte da Mauruotti, Marcelo, la palla per Fei su Zaitsev, bene, si salva Zaitsev, adesso può attaccare contro il muro piazzato di Bielica, e è vincente per Treviso, Novica Bielica, grande salto a dire di no a Ivan Zaitsev. Qui fischi per Marcelo che si accinge a battere, 15-18, la palla è out, sbaglia Marcelo dall'alto della sua esperienza, che è un, guardiamo, un classe 74, quindi per lui quasi 35 anni, qui un errore che non può sicuramente permettersi. No, e soprattutto abbiamo rivisto quel pallone, quella battuta che noi tra amici chiamavamo la cipita, la palla rotante che gira come il famoso frutto tropicale. Adesso Marcelo per Mauruotti, che è bravissimo a ingannare il muro di Saraceni, la palla tocca infatti le braccia dello schiacciatore romano e finisce out, 16-19. Però no, l'M Roma ha dominato il set, ma la Sisley è ancora lì a soli 3 punti. Adesso va in battuta con Mauruotti, vediamo la sua scelta, la sua botta, c'è Zaitsev in seconda linea, ma Uriarte per l'attacco di Zaitsev, il muro, si riparte da Cesarini che alza ancora per Zaitsev, non riesce a forzare, riceve Marcelo, la palla di Mauruotti per Kovar che sbaglia malamente, e non è stato sicuramente felice il cambio di Kovar per Horstink, perché l'Italo Ceco non sta imprimendo una grande impronta sulla partita. Assolutamente no, se fossi Piazza mi sbrigherei a rimetterlo in campo almeno per giocarsi le ultime chance per questo set. Invece vediamo ancora fermo a bordo campo a incitare i suoi compagni Robert Horstink, e adesso c'è Zaitsev pronto dai 9 metri con la sua battuta, non forza, Kovar ci arriva, Marcelo per Fei, Alessandro Fei da posto 2, non perdona, 17-20. E l'avevamo annunciato, era inevitabile, esce Kovar, dentro Robert Horstink con il numero 4, e serve veramente il miglior Horstink alla Sisley per riaprire questo quarto set, di conseguenza questo match. Una sconfitta infatti costerebbe alla Sisley rimanere a pari punti a 40 con Casa Modena. Adesso Uriarte, la palla è per Zaitsev, lo cerca veramente ovunque, adesso anche in pipe, e Zaitsev risponde sempre presente, e sarà sicuramente lui l'MVP di questo incontro. 21-17 fino a questo momento per la M Roma nel quarto set. Chiaramente se fossero solo i nostri voti sarebbe l'MVP, però credo che tutti i colleghi voteranno in tal senso, anche perché poi più la partita si avvicina al traguardo più Zaitsev tira forte. E adesso invece è Kupkovic a dire di no ad Alessandro Fei, 22-17, torna a più 5 l'M Roma in un momento fondamentale.
sulla musica famosa di Beverly Hills Cop si prepara Label, che in realtà ha ben poco in comune con Eddie Murphy, soprattutto il colore. Riceve Maruotti, il primo tempo di De Togni un po' fortunoso e il punto della Sisley, punto numero 18-18-22. E adesso è Feier andare dai 9 metri. E sentite i fischi per Alessandro Fein in questo momento. Sicuramente ben altro approccio ai mondiali quando qui a Roma giocava contro il Brasile in semifinale. Adesso Kupkovic continua a tirare, c'è Vanin, arriva Marcelo in qualche modo, la palla è per Horstink. E qui un miracolo dell'M Roma che riesce a tenerla in campo dopo un tocco di piede. Adesso è Fei che può attaccare e sbaglia malamente, ma che ripresa da parte della difesa dell'M Roma, veramente una grande giocata, e tutto in piedi il pubblico a rendere omaggio a questo scambio che ha sorriso all'M Roma. 23-18 più 5, ma soprattutto M Roma a 2 punti dalla vittoria, che sarebbe fondamentale per la sua classifica. È una dimostrazione ulteriore che le partite di calcetto infrasettimanali servono anche nella pallavolo. Eh sì, veramente grande tocco con il piede per i ragazzi della M Roma, un colpo fortunato, ma sicuramente la fortuna aiuta gli audaci. In questo momento l'M Roma è più audace della Sisley Treviso, che non è riuscita mai ad accelerare in maniera decisiva. Adesso Marcelo, la palla ancora per Fei che subisce il muro di Josipov, è andato in cielo veramente il centrale bulgaro a stoppare l'ex opposto della nazionale. Adesso è 24-18, l'M Roma è a un passo dal portare a casa i 3 punti. Ecco Saraceni e sale l'incitamento del pubblico. Vediamo Marcelo, la palla è per Horstink, non passa, si riparte da Maruotti, Marcelo, ancora Horstink che non sbaglia, annullato il primo match ball, ma ce ne sono ancora altri 5 match ball per l'M Roma, e imbattuta va Horstink. Tanti fischi per l'olandese, anche ingenerosi, perché è stato sicuramente tra i migliori dei suoi. La sua botta, c'è Cesarini, Uriarte, la palla per Zaitsev e chiude Ivan Zaitsev. 25-19 per l'M Roma, volano anche in campo i coriandoli. L'M Roma dopo 7 sconfitte consecutive ritrova il successo, lo fa nel migliore dei modi contro la Sisley Treviso, fresca vincitrice della Coppa CEV. 3 punti fondamentali per la classifica, perché l'M Roma vola a quota 27 al decimo posto, superando anche Piacenza di un punto, ma soprattutto lasciando a 6 lunghezze Castellana. Una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Una partita a 3 punti che occorrevano veramente come il pane a questa Roma, in questa rincorsa a trovare la posizione più comoda e più tranquilla. Forse un passo avanti notevole è stato fatto per tenere a distanza una Castellana veramente in grande spolvero. E l'M Roma riceve naturalmente l'applauso del suo pubblico. Partita sicuramente da ricordare, anche perché segna un periodo veramente negativo per la squadra di Andrea Gianni, e permette ai ragazzi dell'M Roma di guardare con più ottimismo al futuro. E siamo contenti di avervi regalato questa partita, che sarà sicuramente molto molto intensa. L'appuntamento con SportTube, la web TV ufficiale della Lega Maschile, torna domenica prossima con 2 partite, Cuneo-Verona sul canale SportTube 3 e San Giustino contro Monza Brianza sul canale SportTube 4. Quindi continua sicuramente la grande pallavolo maschile su sporttube.tv. Per oggi è veramente tutto da Walter Astori e da Marco Benedetti. Il più cordiale buon proseguimento. Subito potete seguire la replica di questo incontro per chi si fosse collegato soltanto a partita già iniziata. Buona serata a tutti.